Amici di Anime Click, rieccoci qua anche di domenica per farci una chiacchierata così estemporanea con un po' di amici che fondamentalmente alcune volte non è facile mettere insieme. Questo per colpa di Mario, diciamolo, che Buonasera a vive in tutti. Giappone e per cercare di venirgli incontro, giustamente bisogna fare una live dove per lui sono le 23, 18 e 18 secondi. ore. Cavolo, pensavo effettivamente un po' prima, quindi in realtà sei quasi a 18 mezzanotte. ore. Sì, diciamo che le live alle 8 con Mario non si possono fare. Non importa, non importa. Non è. Quindi benvenuto a Mario e benvenuto a Ilaria e Filippo di Eva Impact Distopia, Ciao. anche oggi qui con noi. Tra l'altro, ecco, per raccontare poi quello che sarà il loro programma su questo canale, che ci sarà dalla non questa settimana che viene, la prossima. Mario, allora, innanzitutto dove ti trovi adesso? Ti vedo un po' disastrato lì. Casa, casa, Ah, casa ok. con neon impietoso sopra la faccia. Quello rotondo con... Rotondo come in tutte le case giapponesi, siccome si Dice, vede sti in qualsiasi pupazzetti di angolo. tue storie. Ogni tanto appaiono i pupazzetti di tue storie, li ha detto Mario. sono la mia passione, sono quindi. Per favore, poi pupazzetti, che cos'è questo gergo da mamma anni 90? È arte, sì, assolutamente. Allora, siamo qui per parlare un po' di tutto quello che è successo in questi giorni, ma in realtà per fare una retrospettiva a tutto tondo di quelle che facciamo sempre su quello che è un po' il fandom, come sta cambiando. Molte volte ne parliamo male, rimaniamo anche un po' delusi dal fandom quando effettivamente non risponde magari come noi vorremmo, tipo quando non vanno al cinema a vedere bei film come Belle, Dio Soda. E ora invece possiamo assolutamente essere felici dei risultati che sta facendo comunque al cinema Hayao Miyazaki, che molti dicono essere migliori di quelli del Giappone. Dice, guarda caso, in Giappone in realtà il film è andato male, ma adesso ne parliamo proprio con Mario perché pure su questo vorrei discuterne, mentre in realtà in Occidente sta andando forse oltre le migliori previsioni, perché ricordiamo che anche in America sta andando molto bene. C'è un altro film, tra l'altro, che sta andando molto bene negli Stati Uniti. Poi ho visto oggi che uscirà la notizia ed è anche Godzilla Minus One, di cui abbiamo parlato durante la maratona di fine anno, che in America sta andando molto molto bene. Ma ecco, facciamo un passo indietro. In realtà, Miyazaki, il film, Il ragazzo e l'airone, in Giappone è andato così male come qui si vocifera? No, assolutamente no, anzi adesso vi stavo pronto googlando, mentre stavo distratto, non stavo distratto ma stavo googlando appunto, come si dice, botteghini di Kimitachi in giapponese per cercare il sito che ho visto l'altro giorno, dove adesso vado a memoria, il ragazzo di Arone è arrivato sesto fra tutti gli incassi dello studio Ghibli. Quindi scusate, è arrivato settimo fra tutti gli incassi della storia dello studio Ghibli, subito sotto Arrietty, che è al sesto posto, e i primi cinque posti invece sono occupati da Miyazaki. Quindi, nella storia degli incassi di Miyazaki è al sesto posto. E i primi cinque posti sono i suoi film che vanno da Principessa Mononoke fino a Si alza il vento. Quindi Principessa Mononoke, La città incantata, Howl, Ponyo e Si alza il vento, appunto. E infine il suo sesto risultato migliore è appunto questo ultimo ragazzo dell'Airone, insomma, quindi voglio dire, Totoro è andato peggio? Chi è andata peggio, nel senso per dire, a livello di inflazione, a livello con correzione dell'inflazione, intendo Ah, dire. ecco Quindi perché quello è è andato importante. assolutamente bene, è andato assolutamente, cioè non è andato tanto bene quanto i suoi film precedenti, però neanche ci se lo aspettava assolutamente. Io il giorno che sono andato a vedere il ragazzo Lerone, cioè al Day One in Giappone, già prima che uscissero, c'erano già stati delle analisi di mercato che prevedevano, considerando gli incassi che avevano una forma a campana, prevedevano che gli ultimi, e già stava andando così, appunto, avessero una flessione, rispetto a quelli precedenti, ma è andato tutto assolutamente come calcolato, ovvero è andata non tanto bene quanto i precedenti, ma comunque in maniera più che decorosa, nel senso. Poi noi sappiamo che Suzuki ha detto che questo è il film d'animazione più costoso nella storia dell'animazione giapponese, e chissà quanto hanno speso, nel senso, questo non è stato ancora Sono sempre 7 comunicato. anni di lavoro, quindi Sono già 7 anni solo di quello. lavoro autoprodotti, poi, attenzione, perché noi sappiamo che stavolta non c'era dietro la casa editrice Tokuma Shoten, non c'era dietro la commissione, non c'erano dietro degli sponsor privati, come ci sono sempre, quindi stavolta è stato fisicamente pagato di tasca propria da Suzuki, da Miyazaki, dai soci che compongono la società operazioni Studio Ghibli Kabushiki Gaisha, insomma, e
e quindi speriamo che gli siano rientrati i soldi. Io onestamente non dubito che gli rientreranno, se non con questo film, con merchandise, anche da Totoro, da Kiki, che sono senza ombra di dubbio il merchandise più forte della storia dello studio Ghibli, insomma. Però non si può dire che è andato male, nel senso, in proporzione... Forse magari sai cos'è? Che una volta non c'erano gli IMAX, ci sono cinema che comunque adesso drogano parecchio in Giappone i dati di vendita rispetto al passato, quindi... Questo assolutamente, anche stavo vedendo per esempio che l'altro giorno, non c'entra niente ma c'entra, vi garantisco, Cameron Diaz ha fatto un video sul proprio canale Instagram in cui faceva vedere appunto che c'era stata una proiezione speciale del film L'amore non va in vacanza, che spero avete visto perché commedia capolavoro, e è andato molto bene, eccetera, eccetera. Lei faceva vedere dei video dal cinema statunitense dove hanno proiettato il video, dove hanno proiettato il film, appunto, e sto cinema non sembrava un cinema, sembrava, cioè, c'erano dei salottini con i tavolini, coppe di champagne, che era il vino che produce Cameron Diaz, perché voi sapete che lei si è ritirata dal cinema perché adesso lei produce vino, appunto, e così... E ho scoperto, dopo ho chiesto dei miei amici statunitensi, che mi hanno confermato che oggi andare al cinema costa $30-40 a spettacolo, perché il cinema non è più voglio andare a vedere un film, se vuoi andare a vedere un film te lo vedi in streaming, se invece vuoi andare al cinema vai all'esperienza, a vivere l'esperienza cinema, e quindi vai lì, ti metti sul tuo divano in pelle umana, bevi lo champagne di Cameron Diaz, nel senso, e ti godi il film, quindi è un concetto diverso, la stessa cosa, certo. Non a questi livelli, sta accadendo anche in Giappone, dove non so in Italia quanto costa l'IMAX rispetto al cinema normale, ma qua costa molto di più, e quindi evidentemente, appunto, tanto in Giappone più perché... comunque il cinema costa davvero tanto, costa già di media costa una ventina d'euro, cioè ecco. Costa sui 2000 yen, che al vostro cambio attualmente sono intorno ai 15 euro, forse un pochino di meno, ma aspettano comunque come fossero 20 anche euro senso, o anche meno adesso, voi siete fortunatissimi, sì, diciamo che ci sono cinema yen. Dove puoi andare ancora con 10 ma anche 9 euro e stavo leggendo che la media in Italia è 9 euro, nel senso, cioè più fortuna di così la media in Giappone se vai sui cinema yen. Non di grossa catena magari trovi ancora l'8 euro addirittura, madonna, voi siete fortunati in una maniera che anche non il mercoledì a 4 euro 4,50 euro 5 euro. Ci sono anche carnet di biglietti, nel senso prendi 5, 6, 8 biglietti e hai uno sconto particolare, oppure sono gli abbonamenti, niente, tutto ciò esiste qua. L'IMAX costa un sacco ancora di più, IMAX, non so, loro dicono IMAX qua, costa ancora di più, costa, quindi non so in proporzione quanto costa di più in Italia, qua costa più del 50% in più, quindi si passa da 2000 yen a 3000 yen o più ancora, nel senso, quindi poi c'è gente che esattamente come in Italia, ho scoperto anche in Giappone, è andata a rivedere i film più e più volte per ovvi motivi di cripticità, insomma, e quindi naturalmente ha fatto un sacco di soldi, certo. Non tanti, ma... forse quanto ne avrebbe fatti La città incantata, ma d'altronde è difficile superare. Però possiamo dire che forse per la prima volta un film di Miyazaki fa meglio all'estero che in Giappone. In proporzione sì, in proporzione, perché sì. Anche il fatto che stavo leggendo appunto che in Italia sono 2 settimane che addirittura appunto in testa al box office, eccetera. Sì, al secondo, cioè, primo posto. Esatto, cioè in proporzione è un dato assolutamente meraviglioso. Io sono contentissimo che finalmente si sia arrivati a questo dato, nel senso. Quindi c'è, cioè, una cosa meravigliosa, quindi non la vedo come un exploit, io penso, oh, era ora, cioè nel senso, poteva succedere prima, finalmente è successo, meglio tardi che mai, naturalmente, io sono contentissimo. Anche perché Filippo sta alzando Alessandro il ricorderà, Filippo, tieniti un attimo per altri 10 secondi, Alessandro ricorderà quando facemmo la live, sì. Dopo la prima volta che vidi Kimitace, appunto, che io non vedevo l'ora che il film uscisse in Italia per poter essere visto da più persone possibile, cioè io sono solo contento che... Ma ora ne parliamo, le persone l'hanno visto, però secondo me c'è stato un effetto, e di questo poi parliamo oggi in realtà, l'effetto passaparola, che è un effetto importante. Che l'abbiamo visto anche recentemente con il film della Cortellesi, un film sostanzialmente assolutamente poco pubblicizzato che ha battuto ogni record quest'anno di cinema in Italia. Però ecco, è candidato per l'Italia per gli Oscar, no, anche no, o ci mando, no, io comandato, io capitano, ci mando io capitano, sì. Potrebbe essere già Daredevil ricorda anche una cosa importante, ieri c'è stata una doppietta, quella al primo posto del ragazzo Leone. È il secondo posto, il film di Wim Wenders, anche qui, è ambientato in Giappone, è un film tedesco, ma vabbè, comunque molto, molto, cioè veramente incredibile, perché comunque sono due film molto complicati, sicuramente non da botteghino, diciamo. No, infatti, però Filippo, cosa io ci vuole dire? Di Wim Wenders l'ho visto per esempio al cinema d'Essai, che è un cinemino, okay. Qua da 100 posti qua a Okayama, insomma, e ci sta,
Allora, al di là dell'inflazione, ovviamente, che è difficile anche paragonare gli incassi di Mononoke Hime con gli incassi di Kimitachi, perché certo. È ovvio che al distributore, alla casa di produzione interessano i soldi, però bisognerebbe riuscire a fare un confronto sul numero di spettatori effettivamente che hanno visionato il cinema. Seconda cosa... Non ho trovato classifiche di biglietti, se è questo che volevi. No, è difficilissimo, perché non interessa a noi... Non c'è neanche se mi contano in Giappone, onestamente. No, no, ma infatti a noi interessa come appassionati e critici e addetti ai lavori. Alle case di distribuzione di produzione interessano solo i soldi, ma giusto così, perché alla fine l'arte non si fa gratis, si fa coi soldi, quindi coi soldi dei cinepanettoni magari facciamo il cinema impegnato e così via. Secondo dato, parto dallo spunto che ha dato Mario. È interessante questa cosa qua, che ormai per i poveri il cinema si fruisce in streaming e per i ricchi il cinema si fruisce come esperienza, il cinema con la poltrona poveri in poveri con la Y. Esatto, i poveri, ciao poveri. Quello è vero, anche in Italia è così, perché appunto è vero che costa di meno rispetto che negli Stati Uniti o in Giappone, però sempre ha dei costi. E nonostante i prezzi bassi e nonostante l'exploit di certi film, al cinema ci va sempre poca gente. Se andiamo a confrontare i dati, lasciamo perdere Miyazaki in questo caso, ma i dati del cinema di adesso, di 10 anni fa e di 20 anni fa, i numeri sono da mano in testa, letteralmente. E poi c'era una terza cosa che non ricordo più. Ah sì, forse sì. Se posso condividere lo schermo, ho messo Google Translate dal giapponese all'italiano, quindi anziché Terminator leggerete Terminator 2, anziché Matrix leggerete Matrice e così via. Però se vogliamo andare a vedere sugli incassi in termini di possiamo, esatto, possiamo. Adesso lo condivido un attimo. Presenta. Comunque poi io polemizzo un po' su questo affare che il cinema è diventato per ricchi. Secondo me in realtà il cinema è diventato per chi ama il cinema e basta, perché io conosco gente stracolma di soldi che mi viene a dire: che cazzo vuoi fare al cinema? Quella è un'altra questione. Perché devi uscire, andare al cinema, beccarti mezz'ora di pubblicità, spendere anche soldi, perché poi tanto alla fine porti anche il ragazzino, ci devi comprare... Perché vedere l'opera d'arte al museo invece di vederti la stampa sulle scuole. Sì, però Mario, in realtà sono tanti. Io mi trovo tante volte a discutere anche con gente, comunque anche di un certo tipo, che è gente comunque che legge manga, comunque appassionati, che vai a fare al cinema, sta tutto in streaming. Non è questione di povertà. Si apre anche fra l'altro un'altra parentesi, che noi sappiamo che lo streaming non c'è assolutamente tutto, e che le case distributrici di streaming tra l'altro sono in grado di togliere e mettere come vogliono, di avere il supporto fisico comunque. Non te ne frega nulla, Mario, dicono tanto quando arriva me lo vedo in streaming. Sì, però la questione del grande schermo, ma anche le sale che ti fanno tutti gli effetti sonori, cioè il cinema. Vabbè, con me sfondate una porta aperta, io sono cioè tu vedi Oppenheimer al cinema, siamo... Ma io mi ricordo quando è arrivato l'ultimo film di Eva, prima in televisione, poi l'abbiamo vista al cinema, ma noi il film l'avevamo visto una marea di volte in televisione quando è arrivato in streaming, ma abbiamo notato 100.000 dettagli in più vedendolo su grande schermo. Sì, ma anche di End of Evangelion quando è andato al cinema, cos'era? Giugno 2022, ma noi di End of Evangelion lo recitiamo battuta per battuta. Per dire appunto che sto film che conosciamo benissimo. Ma lo conoscono tutti benissimo, ma le Filippo, sai cosa mi dicono? Che io sono una persona che è rimasta come ai tempi la gente fissata con il vinile, che quella era la vera musica. Il fatto non è un problema. Di questione del profumo della carta dei libri, non è questo, è proprio che è un metodo di fruizione diverso. È un'esperienza diversa di fruizione. Se tu sei in sala al chiuso con altre persone intorno a te, c'è anche adesso. Mi rendo conto che sono melodrammatico, però anche la presenza delle altre persone, il respiro proprio delle altre persone, influenza quello pure da quello comunque dà anche fastidio, perché la gente dice: perché sono mi devo vedere persone. Il film con i ragazzini, il film di Miyazaki, quei ragazzini che comunque magari non c'entrano nulla con la gente maleducata, perché comunque la maleducazione è aumentata tanto nel cinema. Io oggi sono stato... In Giappone non credo. Questo pomeriggio sono andato al cinema a vedere il film tratto dal fumetto Andiamo al karaoke di Yamawayama, per esempio. Bello. Mi sono divertito. Cioè, era anche fatto bene, era molto aderente al fumetto, appunto. C'erano in sala tantissime persone, fra cui anche dei bambini, che ridevano, scherzavano, ti faceva il rumore, cose del genere, gente che ha facebookato tutto il tempo, perché lo fanno anche qua in Giappone, assolutamente, eccetera. E nonostante ciò, comunque,
come dire, è stata un'esperienza diversa rispetto a vederlo sullo schermo del telefono, nel senso, no? E io voglio spezzare un'arancia a favore dei bambini, perché noi invece abbiamo visto Willy Wonka, che era una sala, una pomeridiana piena di bambini. Lo devi vedere quei bambini. Pieno di bambini, e i bambini erano così, cioè, non hanno fiatato. E quello, ma devo dire, anche i bambini con cui ho visto Miyazaki sono stati tranquilli, per quanto secondo me non era un film adatto a loro, però vabbè. No, noi Miyazaki l'abbiamo visto sia in pomeridiana, però con un cinema pieno di ragazzi adulti, sia in serata, che era addirittura alle 9 di sera, 9 e mezza di sera, IMAX. Ed erano tutti adulti, pieno, quindi non l'abbiamo visto con... Io ho fatto l'esperienza di vederlo con i miei bambini preescolari, entrambi, e entrambi sono rimasti sconvolti, naturalmente. Mia figlia continua a parlare il film della pietra, il film della pietra, il film della pietra, ormai la... No, completamente, perché quando il bambino... Sto immaginando il meme con Willem Dafoe che guarda da sotto, sai, che lui con la barba... Dunque, ovviamente io faccio l'avvocato del diavolo, ma io sono abbonato al cinema, per me il cinema è... Da quando ero bambino, fortunatamente ho trasmesso questa passione a mio figlio. Ripeto, è una cosa che se tu apprezzi, ma anche solo il fatto che chiudi il cellulare, secondo me è qualcosa che ti aumenta l'attenzione. È importante, perché in realtà anche lì c'è un'attenzione al cinema, e di solito quelli che amano il cinema sono quelli che sono stati portati a propria volta dai genitori, che magari avevano già 5-6 anni e sono stati a quel tipo di esperienza. È difficile appassionarsi al cinema da grandi, cioè o ci sei fin da quando sei ragazzino. Però ripeto, secondo me è comunque un'esperienza completamente diversa, perché quanti effettivamente a casa possono avere quell'impianto stereo, la parete di 12 metri, è una cosa veramente limitata, no? Dal punto di vista del numero di persone. E invece il cinema è anche effetto sonoro, che va al di là della colonna sonora, c'è anche i rumori, piuttosto che appunto tutta una serie di altre questioni che tu in casa non puoi riprodurre con lo stesso effetto, cioè non trovo riscontro, onestamente. Cioè, guardiamo la matrice Terminatore 2 qua. Aspetta, dico ancora una cosa, poi andiamo dalla matrice al top... Aspetta, adesso andiamo in questo posto, cioè film in un pezzo rosso. Esatto, film in un pezzo rosso è bellissimo, no, ma ce ne sono alcune, cioè Scavezzacollo per Top Gun Maverick, cioè all'inizio non capivo, e ridevo come un pazzo le prime volte, però... No, lì ci siamo fatti, non lo metto in giapponese perché ovviamente Mario lo sa leggere, ma poi io non faccio la Scavezzacollo. Sì, qualcosa del genere. Anticonformiste, scusatemi. Top Gun, no, era qualcosa, cioè fucile anticonformista. Questo cos'è? Wikipedia Giappone, quindi. Sì, esatto, aggiornato settimanalmente. E volevo dire solo una cosa ancora, partendo dallo spunto che ha dato Mario, cioè proprio questo, cioè mi dicono, ah, ma il film te lo guardi non video, una volta e adesso in streaming, perché vai al cinema, c'è quello che mangia il popcorn, il maleducato, e allora il concerto non lo guardi, non vai a vedere, va allo stadio, ma lo guardi in streaming, e allora il museo lo leggi dal catalogo e non vai più. Diciamo che dalla pandemia un po' in poi certe cose sono state sdoganate, quindi la socialità pare essere diventata di moda. Il problema è che questo discorso si faceva anche prima del 2020, sì, cioè c'era gente che diceva, ah, non vado al cinema, ma il cinema è l'essenza, cioè il cinema nasce per essere fruito al cinema, la musica nasce per essere sentita dal vivo. Poi, secondo me c'è una differenza fra Raffaello e arte, Beethoven e arte, e invece Fellini, vabbè, nel senso, esatto, me la posso guardare in streaming. Cioè, non so se c'è veramente a livello popolare, intendo dire, a livello intrasociale, proprio il riconoscimento di cinema uguale opera d'arte, nel senso, perché la musica, tutti, anche chiunque mi dice, mi ammetterebbe che Mozart è arte, nel senso, non so se questa cosa è già penetrata all'interno del tessuto culturale mondiale, nel senso, perché non è soltanto un problema italiano, evidentemente, dato che appunto negli Stati Uniti, per esempio, vanno al cinema soltanto se c'è lo champagne di Cameron Diaz, se no non ci vanno più. Forse c'è la questione teatro-cinema, però d'altra parte anche al teatro poi la gente non va, se non vuole vedere magari il personaggio famoso di turno, che non ti so dire effettivamente quanta arte possano effettivamente fare, no? Cioè, esatto, fa il monologo. Vado a vedere Shakespeare col monologo fatto dall'influencer. Neanche Shakespeare, vado a vedere lo spettacolo di quello che magari è dentro. Però ecco, su questo pure poi ne parliamo. Volevo vedere questa classifica. Vai, allora. Al primo posto ovviamente Demon Slayer. Questo di tutti i tempi, no? Questi sono gli incassi in Giappone, film occidentali, film orientali, film giapponese. Tutto questo comunque al cinema era stato un grandissimo film. Sì, infatti. C'era stata la parte del duello che secondo me chi non l'ha vista al cinema ha perso tantissimo. Allora, ovviamente al primo posto Demon Slayer, La città incantata,
al secondo con 30 milioni. Poi c'è Titanico. Titanico, quindi Titanic, Frozen, che è congelato. Che congelato. Poi Your Name, poi il bellissimo One Piece Red. Film un pezzo rosso. Mononoke Hime con 20 miliardi di yen, che comunque però... ragionando che sono film che hanno 40 e passati e ancora che reggono è tantissimo con e nel frattempo approfitto per dire comandato agli altri convenuti sulla chat il link per la classifica che vi dicevo prima dei film Ghibli. Ah ok, perfetto, dopo magari la metto in condivisione. Subito dopo Mononoke Hime c'è il Castello Errante di Howl, che è un pochino più recente, ma era insomma perché ha 20 anni, sì, è uscito nel 2004. Ci sono tre... Esatto, nella top 10 Miyazaki ne ha tre, belli piazzati, poi ovviamente Avatar, The First Slam Dunk. La prima schiacciata. Esatto. Che comunque sta entro i primi 20. È arrivato, Calcola che comunque è finita a settembre di essere trasmesso nel cinema, io quest'estate ci stavo ancora. Esatto, esattamente. Aspetta, c'è la porta di sparro chiusa a chiave, c'è su Zoom, ma guarda. È su Zoom, esatto. Poi c'è Ponyo, altro, quindi quarto film. E siamo sempre nei top 20. Poi su Zoom, Weathering With You, Invecchiare con te. Giusto. Super Mario Pasqualini Bros, ovviamente. Oddio. Non mi paragonare a quel film. L'anticonformista dopo Gunn, lo vedi, cioè, Detective Conan il primo appare alla 18ª posizione, esatto. Anche questo è un dato, visto che ne fanno a bizzeffe di film. Sì. Allora, Jujutsu Kaisen, ovviamente, Top Gun, che l'anticonformista Maverick, di Top Gun. Maverick al 20º posto, incredibile, l'hanno tolto dalle sale tipo un mese fa, è rimasto che tantissimo. È un altro film fatto proprio per il grande schermo, esatto. Con Tom Cruise, che diceva: io sono il difensore del cinema, quindi il mio film non andrà mai su piattaforma se non dopo 150 anni in sala. In Giappone l'hanno preso alla lettera. Sì. Poi L'ultimo samurai, distributore ammonitore, cioè Warner Bros. Vedete che ammonitore piace Tom Cruise comunque. Piace. Bohemian Rhapsody, scendiamo. Sapete che in Giappone Tom Cruise lo chiamano Tom e basta. Non lo veramente? No, questo non lo sapevo. Tom. Poi, Tom San, Tom Kuhn, però Tom comunque. Però diciamo che effettivamente questo ragazzo dell'airone adesso arriviamo. Volevo mi azzaccare ancora un po', perché si alza il vento e al 31esimo posto, poi scendiamo, Matrix Reloaded, un po' di altre cose, Toy Story 3, Shin Evangelion. Al 42esimo posto con i suoi 10 miliardi erotti di incasso, che poi quello via, l'obiettivo era quello, l'hanno raggiunto. Mission Impossible 2, sempre Tom Cruise, spadroneggia. Il mutuatario Harry, ti è arrivato. Tom Cruise può fare anche un film sul gabinetto, praticamente. Vabbè, anche Cameron, però ce ne sono tanti. Come vivi? Titanic, Avatar, eccolo qua. Allora, Harry, quindi sempre Ghibli. Con 9 miliardi di yen, e arriviamo finalmente al nostro amato Kimitachi, ovvero E voi come vivrete, anzi, il ragazzo e l'airone, che ha appena superato Matrice delle sorelle Wachowski. Che non è poi un bel record, cioè un bel film. 8 miliardi, virgola 73, e 730 milioni di yen. Quindi non... cioè non è nella top 5 della Ghibli, ma si sta muovendo, ha superato da poco Shin Godzilla, però ha superato Shin Godzilla, sì, okay. È qua tutto 70... questo il Godzilla ultimo minus one non è nella top 10, non è nei primi 100, scusatemi, non è che ancora è un altro film che comunque mi sembra che in Giappone è andato bene, pensavo fosse andato meglio. Ma allora, il fatto è una questo. Una volta dicendo che adesso lo sarebbe per mettere al cinema in bianco e nero proprio per... Esatto. E questo stesso per... tra l'altro, guarda che nella parte finale di questa classifica ci sono comunque dei titoli importantissimi, tipo Il Sesto Senso, piuttosto Guerre Stellari. Però capisco anche che c'è ancora. C'è poco. Terramare, l'odiato Terramare, 86esimo. Pensa a te. Mario, secondo te, io questa cosa che non riesco a capire, certi film, allora, si sta un po' rivoltando, film che vanno, comunque che non fanno risultati quanto all'estero, non era mai successo, di solito era il mercato interno a trainare determinati film anime, o anche comunque film giapponesi, ora addirittura che Godzilla vada meglio in America che in Giappone...
Sarà, non lo so, già la volta scorsa dicemmo appunto che potrebbe essere perché va di moda al Giappone, in quanto noi 30-40 anni siamo cresciuti appunto, non soltanto in Italia, ma in tutto l'Occidente, siamo cresciuti appunto con l'immagine appunto mitologica del Giappone, come i nostri genitori sono cresciuti con l'immagine degli Stati Uniti e quindi appunto questa cosa ha favorito per loro appunto il successo dei film statunitensi degli anni 80 e 90. Non lo so, non è improbabile, nel senso, per quel che mi riguarda sono soltanto contento perché tutti noi che oggi siamo qua in questa chat Sì, abbiamo no, vissuto gli no, no. anni 90 e 2000 e la difficoltà appunto Non si trovavano di neanche i vedere film queste Ghibli. cose. Quindi il fatto che oggi abbiano questo successo internazionale, io non so trovargli delle motivazioni specifiche. Sicuramente, appunto, come dici tu, Alessandro, pare veramente bizzarro il fatto che queste cose abbiano più successo all'estero rispetto che in Giappone. Io devo dire che in Giappone va tantissimo ancora il cinema stagionale, cioè con i successi stagionali. Adesso, per esempio, sta uscendo il film Golden Kamuy, sono Certo. usciti i film di Kingdom, tratti da tantissimi fumetti, Diciamo tratti quelli da legati tantissimi a seri brand TV. di successo, Ai allora film di brand, Spy quindi i film dei per brand, Family va tanto tanto sì, i bene, il film di Spy per film Family. tratti dai brand hanno tantissimo successo in Giappone, Dubito ma che quello Ponoc poi dopo sia andato bene, no? Come si The chiama l'ultimo film? Immaginary, sì, The Immaginary o Raggia sotto il soffitto, come si chiama in giapponese, appunto, invece. Non, veramente lo volevo andare a vedere con i bambini, ma ancora non ci sono andato. Spero di poterci andare, non lo so. Però tutti questi film tratti da franchise, che in Giappone hanno successo perché Golden Kamuy è successo, Kingdom ha avuto successo, eccetera, eccetera, e poi non hanno successo all'estero, mentre invece Godzilla o Miyazaki, che invece sono dei nomi che hanno comunque notorietà all'estero, naturalmente ce l'hanno, e in quel caso ce l'hanno molta di più rispetto in Giappone, perché in Giappone Miyazaki e Miyazaki, all'estero Miyazaki, oh mio Dio, in Giappone un regista, non voglio dire, non voglio screditarlo nel senso, però è uno dei tanti maestri del cinema giapponese, come ce ne sono tanti nel senso, quindi non è considerato necessariamente superiore agli altri, mentre per noi invece Miyazaki è un nome totalmente mitologico, È un in nome che senso. supera il fandom anime, E supera il fandom conoscono anime, tutti. esatto, assolutamente sì. Godzilla anche in Giappone è uno dei numerosi franchise insieme con, che ne so, con Kenshin Samurai Vagabondo, che ogni tanto ci fanno un film, con questo ogni tanto ci fanno un film, eccetera, eccetera. Insomma, cioè, immaginiamo che per esempio se quella classifica che ha letto prima Filippo fosse stata aggiornata all'interno dei franchise, quindi non il C'è singolo film, ma anche proprio in quella. franchise, c'è anche quella, io penso che i Sì, film di dopo la Shin-chan, i mettiamo. film di Conan e questi qua sarebbero sicuramente in classifica perché collettivamente fanno i miliardi, fanno nel senso all'estero no, e quindi appunto come dice Alessandro, paradossalmente queste cose sono più famose all'estero, o meglio, hanno proporzionalmente più successo all'estero perché quelle specifiche cose sono famose anche all'estero, mentre invece i film tratti da Kenshin Samurai Vagabondo sono molto meno famosi all'estero rispetto a quanto li siano qua. Allora, Allora, andiamo però ecco. sull'Italia, vediamo Vai. proprio la Io ho una situazione. domanda a Mario, però, una Vai. cosa che. Ma su questo film in Eccomi. particolare di Miyazaki, c'è stato effettivamente poi un impatto gravoso il fatto che non ci fosse la campagna tradizionale di promozionale prima dell'uscita del film, oppure ni, oppure Allora, no? tendenzialmente è andata come aveva subodorato e come aveva progettato appunto Toshio Suzuki, ovvero c'è stato il grande segreto prima del film, poi c'è stato un inizio abbastanza stentoreo in realtà all'inizio, poi piano piano ha carburato sempre di più e adesso arriva al sesto posto dei maggiori incassi della storia Ghibli, quindi insomma la cosa ha funzionato in maniera diversa rispetto a come funzionano le altre campagne pubblicitarie che invece erano impostate invece sull'essere quanto più massicce possibili, nel senso, però comunque in qualche maniera insomma ha dato i suoi frutti, assolutamente. Se posso permettermi, qua mi sono portato dei materiali perché immaginavo che saremmo andati a parare su questo coso. L'altro giorno mi sono comprato in libreria questo volume, che è il volume di una rivista di filosofia. Attenzione, Addirittura non una rivista di cinema, ed è un wall of text, vi faccio vedere qua. Tutto non c'è testo, 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 pochissime testo, immagini, testo, 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 testo. Ci qualche sono due o tre fotografia in immagini, bianco e nero. sono delle immagini soltanto nella parte in cui si parla delle influenze artistiche e architettoniche subite utilizzate da Miyazaki all'interno del film. Perché in questa rivista di letteratura, ecco l'Isola dei Morti, in questa rivista di letteratura e filosofia, appunto, questo numero è un numero speciale che si chiama appunto Come noi abbiamo visto. Come vivrete, ovvero appunto ci sono tutta una serie di numerosissimi filosofi e critici letterari appunto che hanno analizzato il film. Quindi, come dire,
Come è stato recepito questo film in Giappone? A livello commerciale, bene, per fortuna di Suzuki, appunto. A livello culturale, in maniera eccellente, nel senso, è stato incredibilmente... e anche in Italia ve ne siete accorti, sicuramente è stato incredibilmente studiato, ci sono già state scritte, cioè questa è una rivista da... In Italia ci stiamo... Siamo 214 di... pagine di tutte scritte fitte... In sei mesi dall'uscita giapponese del film. Fammi vedere quando è uscito. Questo è uscito a ottobre del 23, quindi in quattro mesi dall'uscita del film, quindi l'avranno scritto due o tre mesi, entro due o tre mesi dopo, perché il tempo di editarlo, poi così, però sono uscite numerose ricerche appunto di tipo sociale, di tipo politico anche, eccetera, all'interno di... Come dice Tibio, interpretare questo film non è affatto banale. No, infatti adesso mi permetto di fare una piccola critica, dopo non la dirò mai più, giuro. Tutte le volte che ho visto sul web, sia in italiano ma anche in giapponese, appunto, l'interpretazione dei ragazzi di Lerone, questo è il senso del ragazzo di Lerone, il significato dei ragazzi di Lerone, onestamente non ho manco cliccato per vedere cosa dicevano, perché già solamente, come dire... arrogarsi di poter cacciare un significato da questo, un solo significato, per carità, nel senso, da questo lavoro mi sembra molto limitante. Ma infatti, ora andiamo proprio su quella che io fino adesso non mi ero mai espresso. Approfitto di questa occasione, poi lascio la parola a tutti voi, anche alla chat, perché un'idea generale, anche discutendo, anche litigando, anche in casa su questo film, me la sono fatta. Sul successo di questo film, perché qui parliamo di come è cambiato il fandom anime. Secondo me il pubblico che è andato a vedere il film di Miyazaki non è il classico fandom anime, in primis, certo. È un pubblico molto più vasto. Ora ti spiego cosa è successo in Italia, senza assolutamente negare il grande lavoro che è stato fatto dalla Lucky Red per pubblicizzare questo film. Io da quest'estate che continuo a dire che il lavoro che aveva fatto lo studio Ghibli era interessante, ma era una cosa che poteva svilupparsi solo in Giappone, perché all'estero e soprattutto in Italia non fare pubblicità a un film anime è il suicidio più totale, soprattutto se lo vuoi dare in una settimana. Quindi parlarne già da quest'estate, secondo me, è stato importante, e i siti di settore e tutte le persone che ne parlano non potevano non parlarne, ovviamente non fare spoiler, però non parlarne, parlare è il sale del cinema anche in questo paese. Ripeto, il film della Cortellesi ne è chiara testimonianza, ma anche Perfect Days, perché sono film che vanno sul passaparola, dove la pubblicità non esiste. Detto fatto, però, la Lucky Red è indubbio che rispetto a altri competitor ci abbia creduto molto di più e abbia fatto un lavoro enorme di pubblicità, perché ho visto il Lairone volare anche al centro commerciale qua di Porta di Roma, c'era pubblicità ovunque. Il pop-up, gli eventi lucchesi, l'engagement comunque di importanti influencer che smuovono veramente i numeri, come Dario Moccia, insomma, l'intervento del licensor sicuramente ha creato l'interesse che finalmente è scattato nel pubblico. Gioco forza, però la gente è andata al cinema. Chi è andato al cinema? È andato al cinema l'appassionato Ghibli solito, quello che ci sarebbe andato a prescindere qualunque film fosse stato portato al cinema di Miyazaki, anche qualcosa di vecchio. E infatti comunque qui, quando fanno le retrospettive, benché comunque ci siano polemiche sull'adattamento, la gente in parte ci va. Qui poi, vabbè, c'è stato anche il discorso adattamento, e sapete che io su questo argomento sono sempre convinto che l'adattamento cambi parecchio. Infatti una parte del successo di questo film è dovuto anche a questo. Negarlo significa negare l'evidenza, perché comunque il film, soprattutto questo film, se fatto alla vecchia maniera in cui era adattato, sarebbe stato incomprensibile del tutto, perché se la gente dice che adesso è incomprensibile, figuratevi fatto come erano stati fatti i vecchi film di Miyazaki. Però ripeto, dal mio punto di vista, poi a me questa è una polemica che sinceramente vado pure oltre, perché non me ne interessa assolutamente niente. Se il licensor ha fatto delle scelte anche di annuncio e di far capire col trailer chi c'era dietro, evidentemente era importante questo aspetto, e lo è stato. Come lo è stata la pubblicità, assolutamente, e l'intervento degli influencer. Questo ha portato una marea di curiosi ad andare al cinema, perché Miyazaki, perché è inutile dire, Miyazaki muove comunque rispetto agli altri nomi dello studio, degli altri studi, rispetto ad altri brand, comunque muove lo studio Ghibli tantissimo in Italia, e c'è stato questo passaparola che ha portato anche tutto un nuovo pubblico del manga, e comunque quelli che guardano e gli influencer post-coronavirus, un pubblico secondo me ancora non pronto
a questo tipo di film, un pubblico, ma non perché sono scemi, ma perché comunque è un tipo di film che travalica. Ecco, forse l'errore grosso è che si è andati al cinema pensando di andare a vedere un film anime. Aspetta, vediamo se ho capito. Durante la pandemia un sacco di gente ci sta dentro casa. Si è vista su, su Netflix La Qualunque, è diventata fan di manga anime, al primo film manga barra anime importante arrivato al cinema si sono fiondati, perché erano nel frattempo diventati film, fan di anime. Se era un brand importante, sì, tipo Jujutsu Kaisen è andato bene, One Piece è andato bene, si sta cominciando... Ma questo è andato meglio? Questo è andato molto meglio, sì, ma per esempio altri non sono andati bene, come Bella, ne abbiamo parlato tante volte, no? Altre scelte, soprattutto che pure è arrivato post pandemia, perché quindi Osoda non è la pandemia che non è conosciuto gli italiani fan di anime, quindi non è stata la pandemia a rendere gli italiani fan di anime, quindi è stata anche la pandemia, però il problema, ecco, quello che ti voglio dire è che se è legato come in Giappone a un brand importante come Jujutsu Kaisen, One Piece, il film anime va discretamente, la gente si muove, perché fondamentalmente il fan di andare al cinema gli interessa relativamente, gli interessa flexare il fatto che fa questa esperienza, come flexare i manga che compra. Poi che se legge o no il manga è un'altra cosa. Stessa cosa, ora è diventato di moda andare a vedere Il ragazzo e l'airone, secondo me, perché è il film di cui tutti parlano. Daria Moccia, Caverna di Platone, ne parlano tutti. Come fai ad andare al cinema e non flexare? Te appassionato di anime, te mini influencer di anime, se vuoi far vedere che ne capisci e che non vai a vedere. Però poi il risultato è stato un po' come quando c'è stato quella grande richiesta lato manga di Rocky Joe, no? Ve lo ricordate? Sì, come se fosse... dove praticamente noi facevamo annunci di webtoon importanti, nuove acquisizioni importanti con l'editore Star Comics, ma la gente voleva solo Rocky Joe. Star Comics ha dato Rocky Joe, tra l'altro un'edizione che era stata anche parecchio criticata perché considerata girella nel mantenere Rocky Joe, quindi era stata anche in parte boicottata per questo, perché non si chiamava Shitaro Joe, è come negli anni 2020 ancora non fai Shita Joe, quindi fondamentalmente non era andata un granché bene, stava ancora sugli scaffali, io mi ricordo gli scaffali pieni di sto Rocky Joe, tant'è vero che me lo stavo facendo a piccole dosi, no? A un certo punto, in memoria richiesta di Rocky Joe, sparito completamente dalle... addirittura si vendeva a peso d'oro sui mercatini online dell'usato. Che cosa è successo a Rocky Joe? Che dopo manco due settimane che Star Comics aveva cominciato a ridistribuirlo con la carta usumana e tutto il resto, i ragazzi che erano, avevano letto hanno detto no, ma questo è vecchio, il disegno è vecchio, non mi piace come manga, e l'hanno cominciato a vendere. Io questa forma di reazione l'ho vista anche con Ragazzo dell'Airone. La gente è andata al cinema non comprendendo che siamo di fronte a un film che travalica l'anime, è un film d'autore, è un film che va visto come un film d'autore, è un film che ha tanti messaggi e non è il film anime normale tipo Jujutsu Kaisen. Attenzione, non sto dicendo che Jujutsu Kaisen fa cagare, il Ragazzo dell'Airone è da grandissimi esperti e da persone che ne capiscono e da sommelier di sta cazzo. No, sto dicendo che comunque sia, quando tu vai a vedere e a fruire di un prodotto, devi conoscere di che prodotto vai a fruire. Quindi se tu vai a vedere Il ragazzo e l'airone e pensi di andare a vedere un film anime con una storia lineare, con il ragazzo che con l'airone vince con la forza dell'amicizia e il film di Your Name, tipo... No, non è questo il tipo di film. Perché poi dopo ho sentito una marea di questi micro-influencer, influencer purtroppo troppo giovani, andare di conto e dire no, Il ragazzo e l'airone è confusionario, Il ragazzo e l'airone è pompato, Il ragazzo e l'airone è assolutamente con una regia scadente. Sopravvalutato. Canzoni anonime. Allora, io di tutto questo saggio qua non me lo sono letto tutto quanto, perché 200 pagine di filosofia non ce la faccio, ma i due saggi sull'architettura me li sono letti, e io, cioè, qua si scrivono le tesi di laurea sull'architettura dei ragazzi dell'Airone, e nel frattempo in Italia la gente dice che è sopravvalutato. Non ho capito questo che mi stai dicendo, Alessandro. Sì. Molto bene. Allora, questo niente, poi vabbè, dai, io non voglio dire che il pubblico, allora,
Molte volte dall'altro lato ho sentito anche risposte piccate, ecco, da chi si pensa di essere il sommelier di sto cazzo e dire andatevi a vedere Pio e Amedeo. Io non dico questo e non dirò mai una cosa del genere. Dico che secondo me si è avuto un effetto drogato un pochino da questo punto di vista. Oddio, non so se a Twitch piace questa parola. Falsato, cioè, falsato. Andiamo a vedere ragazzi l'erone perché fa fico, così mi taggo, taggo l'influencer, taggo che vado a vedere ragazzi l'erone, mi do un tono da passo da quello che ne capisce, però poi dopo faccio anche il fico e dico questo film non vale un cazzo. Ecco. È un film, come dicevamo l'altro giorno con Andrea Fontana, di cui ho massima stima, di cui condivido quasi pienamente il pensiero, che mi ha ricordato davvero l'epoca di The End of Evangelion, non a caso ci siete voi perché ne voglio parlare di questa cosa. E seconda cosa, ha ovviamente delle problematiche, perché nessuno dice, ecco, questa cosa anche di dire non è il mio Miyazaki preferito, vabbè, ma che ci frega delle classifiche? O non è un capolavoro? Io francamente non dico che è un capolavoro, dico che è un film che ha una sua storia, un suo discorso, ha un filo che secondo me si capisce, perché io sono andato a vederlo due volte con mio figlio, e le persone che comunque l'ho spiegato hanno detto, ah, così l'ho capito. Però io non mi reputo più intelligente degli altri, quindi se l'ho capito io, secondo me lo hanno capito anche altri. Cioè, dire che questo film non si capisce niente, non lo so, lo trovo un po' una tirata per i capelli, è anche un problema a questo punto del pubblico, che voglio porre anche con voi. Cioè, che evidentemente livello il pubblico è abituato allo spiegone, sempre perenne, e noi abituati magari agli MTV, ai periodi di MTV dove c'era Wolf Rain, Evangelion, abituati anni e anni di capito, siamo malati. Però ecco, Boogie dire che Phantom. Questo film non si capisce niente mi sembra eccessivo. Experiment Lane. Stiamo andando con la motosega in faccia alla gente, no? L'uovo dell'angelo di Mamoru Oshii. Per me quello non si capisce niente, se proprio dobbiamo dire qualcosa. Tenshi no Tamago, quando io penso a qualcosa che non capisco nulla, è Tenshi no Tamago, ma non il ragazzo e l'airone. Secondo me, ecco, le persone si aspettavano di andare a vedere altro, si sono trovati questo prodotto, e non hanno fatto, diciamo, quel passo in più di volersi. Ho letto anche, ma a me non mi interessa di leggere testi, recensioni o spiegazioni. Io non l'ho capito, se il film non mi fa non si capisce, io lo boccio. Vabbè, a parte il fatto che ci sta tutto che il film non ti piace, e questo è un altro discorso. Se il film non ti è piaciuto o questo tipo di prodotto non ti è piaciuto, va benissimo così, finisce così, cioè è giusto che tu abbia questa idea. Però andare a dire sopravvalutato, non si capisce nulla, parliamone, perché a mio avviso non è così. E ogni volta che mi trovo a discutere con la gente e a spiegarglielo, poi dici, cazzo, è vero. Ok, ma io ripeto, non sono il più intelligente di questo mondo, però ci sono arrivato, capito? Vai Filippo. Allora, io ho tantissime cose da dire, ma per un motivo semplice, avete messo in campo un sacco di questioni interessanti, spunti utili, no, alla discussione. Allora, in primis parto ringraziando la Kired che ha recepito il messaggio del pubblico e non ne abbiamo prova provata, ma si è capito, ha recepito anche un messaggio che arriva dall'altra parte del mondo, quindi ha usato determinate nuove pratiche, un nuovo approccio. Per quanto riguarda il marketing, è vero, la Kired ha fatto un marketing diverso. Semplicemente rispetto a prima nessuna promozione per nulla o quasi nulla, adesso ha fatto promozione esattamente come gli altri distributori per le cose non giapponesi, perché quando c'è stato il successo del 1° gennaio di questo film, io mi sono permesso di dire pubblicamente, e anche perché c'è stato un adattamento con un approccio nuovo, e a quel punto sono stato aggredito perché mi è stato detto che il merito era del marketing. Allora, se tu mi dici il marketing è diverso rispetto a prima, io ci sto, perché è vero, ma non è stato fatto niente di eccezionale che altri non fanno. Poi ovviamente ci sono... Però sì, bisogna dire però che rispetto a altri come... Esatto, il confronto Anime Factory stessa, è stato fatto di più, cioè la pubblicità però c'è stata. Hanno trattato Miyazaki per come deve essere trattato, cioè per un regista ultra dignitoso. Il problema non è quello che fa la Kired, è quello che non fanno gli altri. No, hanno fatto quello che si deve fare quando porti un film al cinema. Esatto, cioè se tu porti un film al cinema,
lo porti per farlo vedere, non per non farlo vedere. Film d'animazione fai non hanno fatto l'evento di 3 giorni, hanno valorizzato un film che va bene. Hanno fatto, trattato come un film, hanno trattato Miyazaki per quello che fa. Cioè come ma possiamo ragionare se è solo Miyazaki che può avere questo trattamento. Questo è un altro paio di maniche, però Lucky Red ha fatto quello che doveva fare. Sono gli altri che non fanno quello che dovevano fare. Lucky Red che all'epoca, anni fa, 10 anni fa, 12 anni fa, non faceva questo stesso tipo di marketing. A questo punto passiamo all'altro paio di maniche. Mi è stato chiesto in privato, quindi il marketing che è stato fatto per questo film non vale niente perché il successo è solo del nuovo adattamento. E se, da un mio punto di vista, non c'è bisogno dell'influencer per Miyazaki, come non c'è bisogno dell'influencer per Rocky Joe, perché, anzi, per Ashitano Joe, per un motivo semplice, l'abbiamo detto prima, Miyazaki in Italia, cioè in Giappone Miyazaki è uno dei tanti grandissimi registi di anime, in Italia Miyazaki è Miyazaki, e io in sala vedevo la gente della mia età, che ho 41 anni, la gente più giovane di me che ha 30 anni, la gente di 16 anni, i nonni che portavano i nipoti al cinema, gente che è cresciuta non solo con i film Ghibli, ma anche con Heidi, anche con Anna dai capelli rossi, anche con tutta una certa, con Conan. Quindi è un pubblico trasversale e non venitemi a dire che questo pubblico trasversale riceve l'influenza di determinati influencer, perché il cinquantenne... Però una parte secondo me sì, nel senso che serve a quel passaparola sui giovani che oggi giorno giovani e vai a prendere quel tipo di target, ma il cinquantenne che si guarda Mazinga e si guarda Heidi non va su Twitch a seguire determinati influencer. Il cinquantenne Girella va comunque a vedersi Ghibli perché è il film che capisce quello che tutti quelli prima quello ed, è fatto, ed è tutta che quella, c'è cresciuto, è l'unico prodotto quella, nuovo che magari va a vedere il cinquantenne, ed è tutta quella fascia di pubblico che non va a vedere Belle perché il cinquantenne di Belle non gliene frega niente e quindi no, il cinquantenne non va a vedere Miyazaki perché lo dice l'influencer, va a vedere quel film perché è Miyazaki e perché poi il passaparola cosa ha detto? Ha detto c'è un adattamento che rispetta l'opera e il pubblico. Questo è il motivo. Vorrei far capire questo. Cioè, se mi dici la Chiereda ha lavorato meglio del solito, io sono perfettamente d'accordo. Se mi dici la Chiereda ha fatto il Temporary Store a Lucca e il Temporary Store a Roma, alla Disney lo fa da 20 anni questa cosa qua. Però ecco, Filippo, io che vedo anche i social recentemente, su comunque quelli di Anime Click che sono seguiti da gente che comunque è sul pezzo un po', la segue, io non darei così scontato che la gente sappia che quei giorni ci sta il film di Miyazaki, perché molte volte casca dal pero fino all'ultimo e ti dice, ah, ma cavolo, ma c'è Miyazaki al cinema, io non sapevo avesse fatto un nuovo film. Cazzo, ma ne parliamo da mesi, ecco perché il discorso che dicevamo con Mario. È casualone, però. Però i casualoni sono tanti, capito? Cioè, in realtà siamo noi la minoranza, io questo che voglio spiegare. Per carità, ma infatti la cosa significativa però è che adesso in 13 giorni, oggi è cos'è, il 14 gennaio, quindi abbiamo visto gli incassi di 13 giorni di programmazione di un film regolare con prezzi regolari che sta al cinema dalle 4 del pomeriggio fino alle 10 di sera e quindi esce dal cinema all'una, prendi gli incassi di questo film Ghibli, li confronti agli incassi di tutto il resto delle proiezioni Ghibli in Italia e li abbiamo, un film in 13 giorni ha fatto più di tutto quanto tutti gli incassi fatti dai film Ghibli. Come mai? Parliamone. Cioè, è un mix di cose, quello sicuramente. È un mix di cose, però sicuramente io non riesco a credere che sia solo una questione di marketing, perché se a me vengono a dire non è una sola questione di adattamento, allora io rispondo, non è solo una questione di... No, allora, io ripeto, è un mix di cose. Il marketing è stato fondamentale perché almeno tu sai che c'è... Allora, molte volte gli anime passano, tu non sai neanche... Non ne parlano neanche in televisione. Cioè, al cinematografo, in realtà, non ne hanno parlato, mi hanno detto che non ne hanno parlato quando è uscito Miyazaki. Quindi tu in televisione non ne sai nulla. Però, almeno, in questo caso, vai al centro commerciale, leggi Miyazaki... Gigi Marzullo, intendi? Sì, lasciamo perdere. Vabbè, però, per esempio... Di cui ero un grandissimo fan quando abitavo in Italia, non me ne perdevo una puntata, ma proprio per motivi, per masochismo, nel senso, non so come dire. La televisione non ne parla. Hanno parlato al TG1 e abbiamo visto i risultati. Sì, meglio forse che non ne parla, forse ne parla Fornasiero, e che saluto, che forse è l'unico posto, Wonderland, l'unico posto
dove effettivamente si cerca di fare cultura pop a tutto tondo. Però ora, al di là delle polemiche personali, anche i giornali fortunatamente in questo caso ne hanno parlato, però ecco, ripeto, la pubblicità nei centri commerciali, banalmente, la pubblicità, sapere comunque che c'è, cosa che non è stato mai fatto prima per tantissimi anni, per Miyazaki funziona, però bisogna far sapere appunto al normalone che c'è. Il film di Miyazaki. Aggiungo una piccolissima, come dire, chiosa per specificare la questione della promozione in Giappone del ragazzo di Lerone. È vero che non sono stati fatti trailer, non è stato fatto niente, assolutamente niente, ma il poster e l'immagine misteriosa e criptica del film era effettivamente ovunque, attenzione, quindi cioè nel senso è stato, però vabbè, lì lo puoi fare perché ci sono i negozi in Giappone, no? Si può fare tutto quello che ti pare, però comunque per esatto, per un bel po' di tempo prima che uscisse il film, mesi prima, quantomeno settimane prima, non mi ricordo, ma comunque un bel po' di tempo prima, comunque, già quando tu andavi al cinema, oltre ai poster degli altri film, c'era silente, misterioso, così criptico, appunto, questo schizzo ad acquerello di Miyazaki, appunto, e quindi, come dire, era una promozione silenziosa invece che una promozione roboante, ma comunque c'è stata, nel senso, una promozione. Poi, Mario, parliamo di due, come dicevi tu, Alessandro, diversi. Appunto, farlo sapere, e parliamo di due pubblici diversi, assolutamente. Poi, altra cosa, un modo di farlo sapere diverso. Mario, da voi in Giappone, comunque gli adulti vanno al cinema, normalmente, certo, a vedere animazione. In Italia, chi va a vedere animazione, fondamentalmente si pensa che siano ancora cartoni animati, purtroppo è ancora così, cioè la programmazione normale degli anime al cinema, come c'è stato per il film di Vincenzo D'Alò, come c'è stato comunque per altri prodotti animati, è sempre quella del prodotto Disney, capito? Quindi far capire in Italia che questo è un film diverso è molto complicato e serve comunque una promozione. Il fan anime stesso ha avuto problemi con questo film, perché non è andato a vedere il film, perché, certo, perché ci vanno tutti. Vai lì e poi ti trovi un film dove sostanzialmente parli di morte, parli di elaborazione del lutto, mi citi Dante ogni tre... Cioè, è ovvio che poi... In chi ha iniziato modo, a leggere manga da 2-3 anni. Quantomeno, no? Chi ha iniziato a leggere manga da 2-3 anni e ora fanno i micro-influencer. Non devono farlo. Vabbè, al di là di questo, ognuno fa le sue scelte, assolutamente, però è ovvio che al massimo al cinema abbia visto Jujutsu Kaisen, quindi trovarsi a vedere un film del e genere... E poi c'è anche un altro problema, il fatto di non riuscire a distinguere l'opinione personale da quello che oggettivamente, esatto, il prodotto è, perché io trovo che al di là di altri tipi di ambiti artistici, con il cinema in particolare, con quello che è l'animazione peggio ancora... Non si riesca a capire che ci sono dei parametri che sono oggettivi, che vanno al di là di quella della percezione soggettiva, come se invece la percezione soggettiva automaticamente desse l'indicazione giusta anche, certo, su quello che effettivamente il prodotto è. Cioè, per la serie, se è piaciuto a me un capolavoro, se non è piaciuto a me una schifezza. Esatto. Ma non è così, sono delle cose oggettive. Molto social questa cosa, ma perché infatti, purtroppo ora è tutto social. Ma molto sbagliata. Ma io capisco perfettamente il discorso che, cioè, non mi è piaciuto, non l'ho capito, non è il mio preferito di Miyazaki, sono tre cose che ci stanno, ma quando mi vengono a dire questo film non è un capolavoro, allora forse devi andare a studiare che cos'è un capolavoro e poi ci sono una serie di caratteristiche e vedi che forse non è il migliore di Miyazaki. Questo è un però... film molto stratificato, esatto, però per esempio, tornando sul campo di una commedia, cioè anche qua lo puoi leggere a tanti livelli, no? E quindi poi in base a quella che è la chiave di lettura che tu vuoi utilizzare, però diciamo che almeno un paio di chiavi di lettura sono abbastanza semplici, secondo me, abbastanza chiare da questo punto. Anche lì, cioè, se lo prendi letteralmente è una cosa, se lo prendi simbolicamente è un'altra cosa. Cioè, secondo me da fan, che noi siamo cresciuti con Evangelion, vabbè, ma anche con altri film, è bello poi dopo parlarne, no? Noi abituati anche ai forum, alle litigate, quello che volete, però questo è un film di cui bisogna parlarne tutti insieme, invece purtroppo siamo abituati alla fruizione solitaria, dire la nostra e dire è un capolavoro, è una merda, sui social con una storia, finisce là il discorso. Invece questo è un film di cui bisogna parlare e andare a leggere la bellezza di quando io leggo. Anche perché dire una schifezza perché non l'ho capito, cioè, mi sembra veramente molto riduttivo, perché, cioè, tra l'altro potresti anche dire mi rivedo il film per cercare magari stavolta un diverso approccio, qualcuno l'ha fatto. In realtà il divertimento per me è anche questo. Chiarissimo, cioè,
al di là di tutto, al di là di quelli che potevano essere i significati più nascosti, più reconditi, più simbolici, più metaforici, cioè alcune cose invece, se le prendi proprio letteralmente, sono comunque molto lineari, perché il discorso del lutto eccetera, cioè quello è chiarissimo, della crescita personale, della scelta, poi puoi scegliere se chi è Miyazaki in tutto questo. Questo è un film personale, un film biografico, perché io devo andare a vedere il film biografico di un vecchio? Perché quel vecchio ha fatto la storia dell'animazione, esatto. Se quel vecchio prende a calci nel sedere tanta gente, li fa correre tutti quanti. Ma poi è biografico per lui, è biografico per lo studio. Cioè, se non ti piace questo tipo di film, non lo andare a vedere, però esatto. Evidentemente, ecco, questo è il rischio del passaparola. E qui comunque, Filippo, io con te non sono d'accordo con te, perché comunque questo significa che c'è andata tanta gente perché è stata spinta. No, ma questo è stato spinto. Il problema è a priori, cioè perché gli altri non vengono spinti. Infatti è stato, però un momento, secondo me il discorso è che chi è stato spinto, perché appunto questo aveva un pubblico talmente trasversale, esatto, che ci beccava il giovane spinto piuttosto che l'anziano che andava comunque, che poteva avere 20, e anche il Girella, diciamo, quello che normalmente si aspetterebbe di vedere Totoro, o magari detto che anche Totoro e anche La città incantata e tutti gli altri film hanno mille letture, evidentemente la gente è andata a vedere molto superficialmente, che ci sta, però hanno tante letture, problema sì, anche quello. Però magari erano più entry level, questo non è un film assolutamente entry level, se tu se aspetti di andare a vedere level, questo è molto anche perché poi tra l'altro è un film level, che se non hai visto tutta la filmografia precedente ti perdi una marea anche è fruibile anche per chi non conosce lo studio Ghibli, però è un qualcosa in più, è come dire Evangelion lo guardo ma non ho mai visto Mazinga, Ganda, Mideon e tutta una serie, è ovvio che secondo me qui è anche peggio la cosa, nel senso che è talmente ghibliano, c'è tanto sostanza di Miyazaki che tu devi conoscere l'autore per poterne fruire, secondo me, in maniera giusta. Per poterlo apprezzare meglio. E qui nasce il critico e comunque l'addetto ai lavori, secondo me, rispetto a chi si improvvisa, ma non è cattiveria, ragazzi. Io non mi metto a parlare di cinema o di elettronica o di questo, noi parliamo di questo dalla mattina alla sera, abbiamo visto, ne abbiamo discusso, abbiamo scritto, abbiamo letto, insomma, tanto, abbiamo detto tanto, quindi non dico che, ma comunque sia, ci sono persone che ne ha anche influencer assolutamente, che ne stanno parlando anche adesso e che secondo me fanno bene a parlarne, però ecco, non tutti possono svegliarsi la mattina e mettersi a ragionare su un film del genere, ma non perché sei scemo, io continuo a dire questa cosa qui, non perché non sei perché devi fare un cammino per arrivare a fare questo. Io per scrivere una recensione di questo film non ho mai scritto le recensioni di film Ghibli prima o di altri film, io non è che a 22-23 anni mi sarei sentito di scrivere un Tenshi no Tamago, per dire, quindi ecco, ci sono persone che ne possono parlare e scrivere, che hanno studiato anche, hanno fatto un cammino per poterlo scrivere, secondo me quelle hanno la mia stima, diciamo. Poi ci sta il giudizio personale, a me questo film non piace, perché a me questo tipo di film non piace, io rispetto la decisione, assolutamente, però devi ammettere che è una cosa proprio soggettiva, invece molto infatti spesso non è quello che emerge dal commento. Si aspettava il ragazzo e il vicino Airone. Si la vede, il ragazzo è il vicino Airone, come il mio vicino a Toto. No, il fatto è proprio questo, cioè visto che si è parlato di Evangelion come una dei piani di lettura era: cosa sta succedendo in Evangelion? Quello che sta succedendo nello studio Gainax all'epoca, quindi il lento disfacimento dello studio con la produzione del film è la controparte, è il finale di Evangelion televisivo. Però ti ricordi all'epoca dei forum? Sì, me lo ricordo, c'ero, ahimè, sono vecchio e quindi c'ero. La stessa discorsa, le discussioni avevano meno eco, ecco. Certo, perché il forum era più bar sport, adesso grazie ai social è diventata... bravo, avevano finito il budget. Per quanto riguarda la Ghibli, questa è la controparte di quello che è stato fatto con Evangelion, perché la storia di Miyazaki è la storia anche dello studio, da un certo punto di vista. Non è che te la cavi con Miyazaki, qua veramente devi andare a vedere tutto quello che ha prodotto lo studio, certo, per poter capire ancora meglio il film. E altra cosa, questo è level. Exit level, esatto. Questa è tacata. Questo film, secondo me, poi un'altra cosa che ho letto poco in giro, probabilmente l'hanno detto, scritto e pensato in pochi, va visto di pari passo con Si alza il vento.
secondo me. Sono due film di... No, Metal, dice, secondo me la cosa più giusta, scusami Filippo, dice, la gente sottovaluta anche l'importanza del fare più di una visione di un film, e non vale solo per questo film, dovrebbe essere la prassi. Il cinema è ancora troppo inteso come passatempo, usa e getta, che non è neanche male. Cioè, io vedo, vado a vedermi Fast and Furious e mi faccio un sacco di risate, lo prendo per quello che è. Però ecco, ci sono anche altri tipi di film, il cinema è anche questo. Infatti. Vai, continua Filippo. No, dicevo, alla fine questo film, quante volte Miyazaki ha dato l'addio alle scene, che poi in realtà non era un addio alle scene, non era un ritiro, ma era, ho raggiunto una certa età e a questo punto non mi occupo più in prima persona di lungometraggi. Questa era la dichiarazione. L'ha fatto con Mononoke Hime nel 97, l'ha fatto con Kazetacino, ovvero Si alza il vento, a suo tempo, cos'era, il 2013, mi pare, e l'ha fatto adesso. Dopo Nausicaa già l'aveva detto che non voleva mai più esatto, cioè, quando, prima ancora che nascesse lo studio Ghibli, quindi penso si era ritirato. Che non voleva fare lungometraggi, non ritirato asterisco, perché poi ovviamente per semplificare si parla di ritiro, ma sappiamo bene che con Miyazaki non si può semplificare. Però se andiamo a vedere il penultimo e l'ultima produzione, in realtà sono due lati, due facce della stessa medaglia, no? Andrebbero visti insieme uno dopo l'altro e vedere come il Miyazaki protagonista di Si alza il vento si riflette nel Miyazaki protagonista del ragazzo e l'airone. E può essere una chiave di lettura interessante per questi due film finali. Comunque, ecco, in entrambi, diciamo, ci sono dei fatti molto drammatici, esatto. In entrambi ci sono dei lutti, in entrambi il messaggio di base è bisogna tentare di vivere. Cioè, esatto, comunque... proprio, andavo proprio sulla chiave di lettura, no? Cioè, Miyazaki non fa più lungometraggi in Mononoke Hime, dice vivi. Miyazaki non fa più lungometraggi e in Si alza il vento la parola chiave finale è vivi. In questo film è vivi nonostante tutto. Cioè, tutto. Quindi, cioè, c'è una continuità. E non c'è la parola fine, alla fine. Non c'è la parola fine. Infatti, molti quando poi finiva il film è finito, perché sì. Cioè, finisce un po' di botte. E secondo me questo finale ex abrupto è molto, molto simile al già citato di End of Evangelion, con quel finale... Il finale affrettato è stato detto. Esatto, il finale affrettato. No? Secondo me il finale... Fai la risata alla cattiva giapponese, Mario. Alla cattiva giapponese, fu. Esatto. Però ecco, per esempio, anche qua, ragazzi, molti si sono alzati e non hanno letto la canzone finale. Io l'altro giorno mi sono fatto dare dalla Cred, che ringrazio insieme all'amico Nicodemo, che mi hanno dato la traduzione fatta proprio da loro della canzone finale, perché quella è emblematica. Elaborata da Kenji Onezzo durante la lavorazione del film, leggendo gli storyboard di Miyazaki. Lì c'è tutta la somma di quel film. Esatto, la prima persona a cui Miyazaki diede i suoi storyboard completi non fu Suzuki, ma fu Kenji Onezzo per fargli scrivere la canzone. E fu così che chi fra di voi ha comprato... quel furto che però va bene, mi tengo comunque molto, molto a cuore, ovvero il singolo di stavo pensando di farmelo spedire, quindi quanto io costa, l'ho comprato in edizione deluxe, ci sono l'edizione deluxe e l'edizione normale, entrambi sono quello con l'airone dorato, insomma quello con l'airone dorato impresso in oro zecchino in copertina, oppure la Miyazaki, quello stampato Miyazaki con le sue manine, oppure quello lì stampato invece in brossura. Entrambi sono dei mezzi furti, perché il libro è i tre quarti sono pagine bianche, ogni tanto c'è molto artisticamente una fotina piccola così in un angolo della pagina, però comunque vale la pena perché si vede tutto quanto il processo fotograficamente con cui appunto Kenshin Yonezu è andato allo studio Ghibli, ha incontrato Miyazaki e Suzuki, poi c'è lui con la chitarrina davanti, non agli spartiti ma davanti agli storyboard, che scrive la sua canzone appunto così ispirato dall'arte di Miyazaki, eccetera eccetera, quindi è comunque molto interessante da vedere, comunque da sfogliare, come un bellissimo libro. E in quella canzone lui dice esattamente quello che io penso ormai da tempo, dice io disegnerò finché morirò, cioè io continuerò a disegnare, cioè in quello, ecco, questo è un film. Ma guarda che sono le precise parole di Miyazaki, perché lui per la centesima volta non ha mai detto che abbandonava l'arte, il cinema, il fumetto, l'illustrazione, eccetera, ma i lungometraggi perché sono stanco, sono vecchio e la commissione di produzione non mi fa fare i film come voglio io, perché litigo con tutti, perché tutti litigano con me, per i mille motivi possibili e immaginabili, ma lui non ha mai detto non lavorerò mai più, se mi ha detto basta, quei lungometraggi sono troppo stressanti, questo dice lui, e poi dopo ogni volta ci ricasca, ci sono cascato di nuovo, insomma, come dice il poeta. Anzi, questo film, diciamo che c'è proprio una sua riguardare indietro, forse per la prima volta, e dire ma è stato giusto quello che ho fatto,
Cioè, secondo me, vivere in questo mondo, addirittura l'altro giorno mi ha fatto pensare Andrea Fontana, dice quei balocchi con cui l'avo di Maito costruisce quel mondo sono 13 come film di Miyazaki. 12. 12, 12. I 12. film Miyazaki sono 12, sono 13, sono. Lì Però c'è quei balocchi sono un'interpretazione. 13 e si ragiona su cosa sia il tredicesimo praticamente, Lì c'è magari. un ragionamento legato al calendario giapponese, perché il calendario lunare giapponese è composto da 12 mesi, ogni 3 anni c'è un 13° mese. E esattamente come nel film ci sono 13 blocchetti che ogni 3 giorni devono essere modificati, lì nel calendario lunare ci sono ogni 3 anni c'è un 13° mese che viene aggiunto. Quindi quello potrebbe essere un riferimento al calendario lunare, al calendario lunare che è quello che viene utilizzato prima del calendario solare, prima di Infatti a me venire quindi ci dell'articolo sono binario, quello che era piaciuto molto era il discorso anche sui 60 anni, che poi l'avevi una fatto quantità anche enorme di per anno, che per anno erano i numerologici. 60 anni anagrafici e per Miyazaki sono i 60 anni di carriera invece, però è sempre Esatto, questo 60 cioè, che torna, che è il questo, ciclo ritorno a dell'arte. quello, Ilaria mi dà lo spunto per ritornare a quello che dicevo all'inizio di questa chat, appunto, ovvero sul fatto che trovo francamente limitante cercare il significato Significato. al film, perché comunque è talmente stratificato, come dicevi anche tu prima, Alessandro, appunto, che francamente mi pare molto, molto, non voglio usare una parola forte, però sciocco, cercare un significato, perché comunque c'è anche un rapporto triangolare, come diceva Walter Benjamin, comunque fra le opere d'arte, quindi c'è l'artista che crea l'opera d'arte e poi ci sono il fruitore che la vedo, quindi fra, come dire, non è detto che quello che ci vedo io sia necessariamente quello che voleva dire il creatore, ma quello che ci vedo io non è comunque inferiore come interpretazione rispetto a quello che voleva dire il creatore, nel senso, quindi voglio dire, tutti e tre gli oggetti, l'interpretazione, l'idea del creatore, l'oggetto in sé e l'interpretazione del fruitore, comunque hanno tutte e tre pari, come dire, importanza, tutte e tre esistono, E lo molto dimostrò il banalmente fatto che il parlando. film non presenta il famoso spiegone, Non presenta perché lo spiegone, fra l'altro, quindi da vuole qualche proprio che parte ognuno ci veda ci metà devi del tu suo mettere dentro lo proprio. spiegone se vuoi, naturalmente, perché altrimenti, e questa è una cosa che voglio risottolineare di nuovo, l'ho già scritto negli articoli, ma lo voglio dire anche a voce, non è neanche detto che ce lo devi trovare lo spiegone, nel senso perché il film, dal mio punto di vista, è comunque la terza volta che l'ho visto, cioè qualche giorno fa al cinema, sono ritornato a vedere per la terza volta, stavolta non sono, la seconda volta che l'ho visto, la prima volta ero rimasto abbacinato dal film in generale. La seconda volta mi sono messo a piangere per la trama, per i contenuti, perché l'avevo capito un po' meglio rispetto alla prima volta. La terza volta sono rimasto abbagliato dalla bellezza visiva. Cioè, secondo me Sì, una perché bellezza prima sei visiva. concentrato a vedere il Cosa, film. che è sta roba? Che vuol dire? 13 blocchetti, eccetera, eccetera. La terza volta che l'ho visto, invece, Ci ho sono cose guardato che io non quanto era avevo bello. notato. Ho Tipo guardato che i quanto. pappagalli scacazzano da tutte le parti, sta Sì, cosa non anche l'avevo invece questa cosa notata. l'abbiamo notata tantissimo, non so perché è bellissima. Abbiamo gli La uccellini che terza ci volta sono sono accanto. rimasto abbacinato dalla bellezza del film. Quando il mondo, alla fine, il duce dei pappagalli fa la torre, che tutto quanto crolla, il mondo si spezza e si vede il cosmo dietro al mondo che si spacca, e ci sono le stesse comete che si vedevano anche in Howl, eccetera. Io ero lì, come dire, contento di stare vedendo una cosa Poi i bella, guarda. richiami comunque al mondo della pittura, anche a tanti Guarda, autori italiani che ora stanno. guarda, Io mi guarda, hai piacerebbe veramente ragione. tradurre l'articolo appunto in cui si citano tutte le opere d'arte che Però sono state purtroppo, dimenticate, Mario, perché nel sono mondo culturale interessantissime. italiano attuale, in cui abbiamo siti che continuano a tirarti fuori delle vaccate, E chi se ne frega? Cioè, qua c'è un no, saggio in cui c'è no, no, no. il confronto fra i surrealisti e Max Ernst e Non dico che non Miyazaki, bisogna farlo, però Mario. purtroppo adesso l'Italia ha un problema grosso Giorgio De culturale. Chirico che ha le stesse Esatto, guarda, gallerie di questo poi colonne l'avevo notato subito, nel questo di mondo di De mezzo. Chirico. Io Ma penso stiamo che, ma scherzando? perché io ho un'età e sono cresciuto con i quadri di De Chirico nelle case dei miei Perché noi zii. abbiamo un'età, Quella è attenzione, la cosa Mario, non siamo. drammatica, però non penso che molti ci siano arrivati, come altri, sicuramente tanti altri significati allegorici mi sono sfuggiti. Però è bello andare online a cercarli, io mi Però sono tu hai sempre visto delle divertito. cose, loro due hanno visto delle cose, io ho visto delle Certo. cose. Cioè, è meravigliosa questa cosa appunto della ricchezza interpretativa, eccetera. Quindi il Però significato. purtroppo, Mario, ora quello che voglio arrivare al sunto della situazione è che in Italia ormai, diciamo, siamo in un momento un po' borderline. I manga hanno avuto un grande successo durante l'epidemia. Anche gli anime, tante nuova generazione, nuovi micro influencer, Instagram, video,
Ora però la cosa sta un po' diminuendo, quindi bisogna cercare sempre più di fare polemica, di andare sul clickbait, perché altrimenti non guadagni. Negli ultimi giorni abbiamo avuto degli esempi meravigliosi, capito? Perché alcuni lo fanno per quello, io non critico chi lo fa per quello, però anche guadagnando ci vorrebbe un po' di dignità, dico solo questo. Però ecco, poi ci stiamo noi in minoranza, molto in minoranza, che cerchiamo continuamente da anni. Domenica pomeriggio stiamo qua a parlare di queste cose, Sì, invece di andarci al centro commerciale a fare shopping, visto che ci sono i saldi. Però ecco, adesso il pubblico, dopo questo film di Miyazaki, cosa cambierà? Perché io avevo posto un link, diciamo, questo è, diciamo, il momento spartiacque per quanto riguarda il cinema anime in Italia. Lucky Red ha investito, comunque è Miyazaki, è un nome importante, se va male pure Miyazaki, ok, rinunciamo, chiudiamo baracca e burattini, perché neanche Miyazaki sfonda, siamo messi malissimo. Miyazaki è andato bene, però abbiamo visto tutto quello che abbiamo raccontato, cioè cose positive, perché la gente comunque va al cinema e la forza del passaparola è importante, quindi nuovi fan per lo studio Ghibli, che poi non vuol dire per l'animazione giapponese. Certo. Però anche tutte queste cose negative che abbiamo visto, l'effetto, come chiamo io, Rocky Joe, il fatto che comunque se ne vada, anche se soltanto una cosa fa rumore, se ne parla, allora si va al cinema perché si flexa l'evento, no? Io vado al cinema a guardare, sto guardando Il ragazzo dell'airone, sono quello che guarda Il ragazzo dell'airone, allora sì che sono un vero cazzuto, capito? Questo magari non succede per altri film. Cosa cambia da ora in poi? È un evento che sarà soltanto limitato a questo? Questi numeri saranno solo limitati a questo? O cambierà qualcosa da ora in poi per quanto riguarda il mercato animato? Non sono lì da voi, non sono fra di voi, sfortunatamente, non nel senso che sono morto, non ancora nel senso, ma nel senso che sono distante. Geograficamente. Però spero comunque che Il ragazzo di Lerone svolga per l'Italia la stessa funzione che svolse Nausicaa della Valle del Vento qua in Giappone, ovvero che sia un momento di evidente rottura, appunto, o come fu il contrattacco di Shara, che fu un momento di evidente rottura, nel senso con tutto quanto il, non soltanto con la questione artistica, ma con la questione banalmente commerciale dell'animazione, appunto. Cioè, come dicevi tu prima, Alessandro, appunto, il fatto che il distributore ci abbia investito e che abbia avuto un ritorno economico, è dal mio punto di vista, non è positivo di più, e io sono uno che odia i soldi, nel senso. Quindi sono più che contento del fatto che Miyazaki abbia avuto successo, spero che la cosa sia, ripeto, che abbia rotto la diga per poter far fluire, come dire, non solo Miyazaki e lo studio Ghibli, ma in generale l'animazione ancora di più rispetto a quello che succede adesso, nel senso, e quindi io sono contentissimo per il successo e spero che sia soltanto il primo step di un lungo percorso di mattoni gialli che porti verso qualcosa di ancora io più sono meno positivo di te. Ecco. Io sono molto molto ottimista, almeno per me è un caso forse unico, è un caso, che molto probabilmente si ripeterà, sicuramente non quest'anno. Okay. Io sarei stato ottimista come Mario se la situazione fosse capitata attorno a un film, non di Miyazaki. Sì, questo è un ragionamento. Secondo me solo One Piece riesce a fare meglio. One Piece ha fatto tanti bei soldi in Italia. Ha fatto più di un milione di incasso. Non stiamo già un quinto rispetto. Allora, adesso noi come incassi, lo sto guardando, siamo a 5 milioni di euro come film di Miyazaki. Stappiamo lo champagne di Cameron Diaz, allora. Prima di Miyazaki, il miglior risultato mi sembra che fosse negli ultimi anni, quello di One Piece Red. Con il cinema in flessione, ovviamente. Sì. Questo l'ha quintiplicato, giusto? Esatto. Poi dopo magari lo pubblichiamo, lo condividiamo con Alessandro, dato vado a esaminare il box office. Adesso, se non ho capito male, Il ragazzo dell'airone è secondo come numero di presenze di film di animazione giapponese e come incassi. Dopo verifichiamo, mi pare sia così, non vorrei dire baggianate. Cosa succederà in futuro? Secondo me, appunto, non sono così ottimista, forse questa cosa è utile a Lucky Red, cioè ha capito che d'ora in poi i futuri film di animazione vanno lavorati così e vanno promossi così, magari, chi lo sa, si farà la stessa lavorazione per alcuni film della Ghibli del passato, si riportano al cinema, quindi c'è questa possibilità, perché ovviamente
il traino di Miyazaki è lungo, cioè l'onda è lunga, quindi se mi torna al cinema La città incantata, film che non è tra i miei preferiti della Ghibli, ma di cui riconosco il valore oggettivo come capolavoro, se me lo riporti al cinema con una nuova lavorazione, secondo me può fare numeri interessanti, perché hai 5 miliardi di euro, scusate, 5 milioni di euro incassati, ne metti in tasca effettivamente un decimo, quindi 500.000, penso, ipotizzo io perché non lavoro in questo ambito qua, con 500.000 euro puoi permetterti di fare una seconda scommessa, cioè dire facciamo una nuova lavorazione sul più amato film Ghibli, riportiamo La città incantata e vediamo cosa succede. Secondo me lì almeno 3 miliardi. Ma però dice che se non aspetti un evento anniversario. Beh, certo, devi farlo sull'anniversario. Però al di là di film di Miyazaki, quali potrebbero essere? È quello il discorso. Allora, è quella la cosa. Qua siamo, allora, adesso mi dicono che sono un girellaro, che sono un Eva Fag e tutto quanto. Togliamo Miyazaki dall'equazione. Ciao Paolo di Animated Time, che ci segui sempre. Paolo, chiami Paolo, eccolo. Paolo ci sta vedendo. Che è un fan di Pretty Cure come me. Pretty Cure l'hanno provato, però è un brand che in Italia purtroppo è un po' morto per varie vicende. Allora, Pretty Cure, troppa emozione. Allora, io non la sopporto proprio. Fuori da questa live. Ma devi toglierti le cuffie e andartene, Mario, come facevo. No, a Luca c'era pure Alessandra Righetto che mi prendeva in giro su questa cosa. No, secondo me, Pretty Cure ha una genealogia ancora più complicata di quella dello studio. Lo so, già me l'hai spiegata a Luca. Però ecco, ora per esempio va il film di City Hunter andrà 3 giorni, perché comunque si considera che massimo 3 giorni possa andare bene il City Hunter. Il film di Blue Giant non andrà al cinema. Io penso che difficilmente il film della Ponoc possa andare al cinema più di 3 giorni. Qui ci portano gli incazzi, vedi? Le incassi maggiori sono stati Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Super Hero, Jujutsu Kaisen The Movie, One Piece, un pezzo rosso. Quindi Jujutsu Kaisen più di One Piece. Sì, hai visto. Allora, secondo me una conseguenza positiva che potrebbe, spero quantomeno, avere questo film è portare i film giapponesi di animazione come fossero dei normali film. Quello si spera. Togliamo sti eventi, però è difficile. Però li vedi Mario, cioè che cosa è che guadagna Dragon Ball, Jujutsu Kaisen nell'evento proprio incredibile e One Piece. Però vedi, adesso Miyazaki ha fatto il doppio di Dragon Ball Super Broly, cioè, la mia speranza non è chissà che cosa, è semplicemente importarli come dei film comuni. Cioè, molto esatto. Questa è la questione che non se ne parli solo su Anime Click, su Dimensione Fumetto e su Eva Impact, che se ne parli a cinematografo con Gigi Marzullo, che ne parli la moglie di Ferrara, insomma, esempio nella distribuzione, perché comunque no pubblicità, praticamente è stata fatta zero pubblicità. Il normalone non sa neanche che c'è al cinema, il girellaro non sa neanche cos'è, ma penso che non gli sarebbe interessato assolutamente. Ma proprio arrivare alle sale è stato difficile. Il problema non è la distribuzione, è che sono le sale che non sono ricettive. Signora Lauricchio 86 è utopico, mi rendo conto, però infatti io sono molto ottimista, come dicevamo prima, e lo scopo sarebbe per me l'esito felice felice appunto incasso di Miyazaki al cinema è quello di considerare i film di animazione come dei film. Mario, ma anche Godzilla è stato vergognoso, diciamocelo adesso. Godzilla Minus One, intendi? Sì, in Italia, praticamente con i sottotitoli, manco doppiato 3 giorni che poi si sono allungati. Ma l'evento non funziona esatto. Perché c'ha costa €10. Concordo con tutti quelli che dicono che l'evento capita in 3 sale in tutta una provincia. Evento, no. Poi noi cerchiamo di pubblicizzarlo al massimo, perché comunque sia far capire che la gente ci va è un motivo. Però il problema è che poi è un gatto che si morde la coda, perché comunque la gente non ci va. Non ci va, quindi continua. O comunque se ci va, anche a maggior ragione, dicono l'evento funziona. Però ecco, la risposta da parte degli addetti ai lavori sarà, ve lo dico già da ora, non me l'hanno ancora detto, ma se vi dico, però avete visto che ma quello è Miyazaki.
Cioè, è la cosa solita. È Miyazaki perché non si prova sugli altri. Esatto. Però comunque, cioè, anche quello che dice Mauro, trattiamoli come film, come tutti vanno gli altri. Pubblicizzati, vero, pubblicizzando. E ora mi faccio e ora mi sparo anche contro me stesso. Vanno pubblicizzati non solo su Anime Click, vanno pubblicizzati, come diceva Mario, fuori. Dovete fare lo sforzo economico, evidentemente non lo vogliono fare. No, ma anche allora perché non lo fanno solo per l'animazione giapponese, perché poi Spider-Man, il film d'animazione, cioè mica... Però dai, quello meritava comunque un grandissimo fior di sale di più che altro Tartarughe Ninja Caos totale, che senza... però là ci sono le grandi major americane, no, ma bene, che hanno diversi tipi di... Torniamo. Perché poi qua c'è pure la discriminazione, cioè adesso, che tipo di animazione è. Adesso io per esempio ti dico una cosa che va anche contro il mio stesso credo, nel senso, però anche parlare il nuovo capolavoro del maestro Miyazaki, no, cioè persino io vorrei arrivare a un livello di normalizzazione tale per già, sei come Giaggio, sei come Giaggio, ok, va bene, la prendo come un complimento, è spero, un complimento però, grazie, voglio arrivare a un livello di totale normalizzazione. Bravo. Dell'animazione, nel senso, quindi, cioè, come dire, noi quando esce il nuovo film Pixar non diciamo il nuovo capolavoro del maestro Brad Bird, non si pubblicizza così un film Pixar, giusto? Alla stessa Ripeto, non voglio essere frainteso da questo punto di vista, però cioè, mi piacerebbe veramente arrivare a una banalissima normalizzazione dell'arte del cinema, molto semplice, cioè non chiedo troppo, forse sì, però ma questo sarebbe uno... Ripeto, uscire dall'evento ti fa uscire anche da quelle logiche per forza del biglietto a 10 euro, per forza del fatto che ci sono tre sale in tutta la provincia, cioè... Ecco, però è vero che si usa anche alcune volte il nuovo capolavoro, è vero ma non del maestro Walt Disney che è morto da 100 anni e non del maestro Brad Bird, perché ma appunto cominciamo a parlare meno di capolavori e più di contenuti. Grazie Alessandro, un bacione da Oriente. Che è un capolavoro o no, parliamo del film, parliamo del suo contenuto, basta con questa parola capolavoro. La Disney crea dei boomerang clamorosi, perché tu dici anche perché ultimamente con i Wish abbiamo visto cosa succede, capito? Che una stella sulle termine. Fatemi dire due cose. Vai. Due cose. Allora, tornando al discorso, l'evento ha floppato. Togliamo un attimo Miyazaki, l'evento, cioè la proiezione evento ha floppato. Perché? E c'entra pure con Miyazaki, però. C'entra. Perché? Per un motivo semplice, perché alla fine poi mi danno del Girellaro, delle vaffaghe e tutto quanto. Ci sono tre film. Se lo dice anche da solo, poi. Ma io lo dico da solo, ma non è così, perché i fatti dimostrano che non è così. Perché tu parlavi, ho distratto dalla tazza. Eh beh, certo. Vedi, non mi ascolta neanche mia moglie. Allora, mi danno del Girellaro, del neo Girellaro, delle vaffaghe. Cosa succede? Che togli Miyazaki dall'equazione, nelle proiezioni evento di animazione giapponese funzionano tre titoli. Akira, Ghost in the Shell, Evangelion, tutto il resto fa risultati ridicoli, e mi trovo di End of Evangelion, che è un film uscito 25 anni fa, primo in classifica per 3 giorni. Cazzo, ma allora teniamolo 7 giorni, non 3 giorni, facciamolo vedere alla gente il sabato e la domenica, che vogliono vederlo. Sì, domani da Nerd Devil, ovviamente la girella rota, neo girella rotante. Perché Bell, che è stato in programmazione 7 giorni, non va? Allora, il problema, e qua si unisce al perché l'evento floppa. L'evento floppa perché i cinema non vogliono vedere proiettata l'animazione giapponese che non sia Miyazaki e questi tre titoli che ho elencato, a parte The First Slam Dunk, che ha avuto ottimi risultati. Perché? Perché a Bell, al proprietario di sala cinematografica, non gliene frega un cazzo. Al proprietario di sala cinematografica non gliene frega un cazzo di Inuo, di Yuasa, al Festival di Alice, perché è un film d'animazione che esatto, non sa che cos'è, cioè, non è una roba per bambini, non è una roba di cui si parla, sti cacca, perché la dovrei proiettare. Come diceva Alessandro, appunto, vanno ben pubblicizzate le cose, dove con esatto. aspetta, questo come è tutti gli altri. Questo è un passo indietro, facciamo un passo indietro. Noi lo sa, cioè tu dici mi piace Yuasa, non mi piace Yuasa, però Inuo è un bel film ed è stato promosso al di là del fatto che la distribuzione fosse piccola, media, grande, il distributore non è quello il problema, è che se tu vai al cinema e nel cinema a gestione familiare quello dice il mio pubblico è fatto di cinquantenni che vogliono vedere che cozzalone, non gli porti Inuo perché adesso ad Ascoli Piceno, quanti cinema hanno proiettato in provincia di Ascoli Piceno, Mario? Chiedi ai tuoi amici
quante cinema hanno proiettato in UO? Secondo me un cinema, ok? Qui, e non è colpa del distributore, perché o il distributore si dà le martellate sulle gonadi e dice pago i giapponesi per non distribuire un film e farlo fallire, oppure lui contatta tutte le sale cinematografiche in Italia e quelli gli rispondono picche. Le grosse catene, perché devono portare il film comico italiano di turno, o altre, o le cose di grossi player, e quelli piccoli perché non se la sentono di rischiare. Cioè c'è anche questa cosa, cioè quelli piccoli non possono rischiare. Non possono rischiare, quelli grossi vogliono subito i soldi. Ecco, però la mia domanda è, che poi è la domanda di questo, di questa live, e invece il pubblico? Il pubblico lo vuole, ma siamo sempre il pubblico adesso, quelli giovani, quelli spinti, si saranno affezionati ad andare al cinema, certo, o è soltanto certo, per flexare che sono andati a vedere? È ora che si deve invertire la tendenza, e questo è il momento giusto. No, per me appunto, cioè non è che si sono già affezionati, cioè casomai adesso puoi... Devi cambiare il giro di vita, questo film, no? Come Grimaldello, per... Cioè, può essere... E magari si affeziona al cinema anche senza flexare? Cioè sì, senza si può andare al cinema anche senza flexare, senza... l'influencer di turno che ti imbocca, guardate, vado a vedere il ragazzo, a vedere il film a 10 euro, cioè, esatto, togli l'evento, togli la possibilità anche di accedere al biglietto studente a 4,50 che lo può avere soltanto con la programmazione regolare, cioè fuori evento. Esatto, è quello sto dicendo. Io ringrazio Nexo per il lavoro che ha fatto e ha detto, vabbè, o vi puppate Evangelion con l'evento o non vi puppate Evangelion. Benissimo, quindi grazie evento. E grazie Nexo, però ora proviamo a dirlo, teniamo una settimana e teniamo prezzi ridotti, perché comunque, se e io me lo ricordo, vai Mario, buonanotte. Prezzi normali. No, hai detto, grazie, devo andare, o prezzi normali? Prezzi normali. Ah, ho capito, ragazzi, devo andare, chiedo scusa. Prezzi normali, esatto, perché poi io sento i Gundamari, cioè io sono Eva Fag, i Gundamari che campano con Gundam, quando hanno dato il film di Gundam, Nexo, cos'era, Thunderbolt, non c'è andato nessuno, non manco i Gundamari. Non c'è andato nessuno, dai, non parliamoci seriamente. Non ci sono andati i fan di Gundam, e quello è il problema. Cioè, il fan di Gundam dice, voglio Ottavo Plotone, ok, adesso Ottavo Plotone c'è. Chi lo guarderà Ottavo Plotone su Prime Video, che esce il 16, lo guarderò io, e i fan di Gundam non se lo guardano perché l'hanno già visto piratato. Questa è la cosa che avverrà. E allora Dinit dice, sapete che c'è, l'on video non ve lo porto perché non l'avete guardato su Prime Video. Siamo sempre al solito discorso. I fan di animazione fino al 31 dicembre dicevano, ragazzi, portate le cose al cinema e poi non vanno a vederle. Adesso io dal 1 gennaio pretendo dal nostro fandom che la gente vada al cinema. Vediamo, convinciamo, sì, il distributore, anche la possibilità, il cinema, perché deve essere capillare la distribuzione, ci devono essere più orari. Non puoi andare sull'atto di fede, però. E io, tra l'altro, parlerei proprio alle grandi catene, perché, come dicevo prima a Filippo, il piccolo cinema non già può, deve, rischiare, non può rischiare, non può perché rischiare. Già rischia di chiudere perché c'è la multisala, ma la multisala che ha 11-12 sale. Una sala, magari anche un po' più piccola, potrebbe prendersi effettivamente il rischio per una settimana di mandare un film con 2/3 spettacoli giornalieri, ma quello sto perché dicendo. In altre 12 di sale dove mette che con valore. No, ci deve essere più possibilità, l'evento comunque è limitativo per tantissime persone che lavorano, barra, ecco, la sera, ma in UO, per esempio, a Roma c'era soltanto uno spettacolo e solamente un'ora al giorno, e più delle volte era sempre quando lavoravo, l'unica sera che lo facevo alle 8 c'avevo la live, quindi non avevi la scelta, capito? E questo non aiuta, perché quindi più scelta hai, bisogna lavorare di concerto. Tu, editore italiano, fai un adattamento di qualità, tu, distributore, togli l'evento, corridoio, si passa anche di... tu sala cinematografica grossa, proponilo, perché se lo proponi la gente viene, e tu, pubblico, smettila di parlare e vai al cinema. Sala grossa, questo può anche mettere la locandina, può mettere, cioè, capito, può fare i volantini, può fare, cioè, tutte cose che male non ci deve essere l'atto di fede, dice, andate sti 3 giorni e salvate l'animazione giapponese, perché la gente non ci va, ed è anche giusto così. Deve essere pubblicizzato, il normale deve sapere che cos'è. Ci devono essere più giovani, però secondo me, Mario, e devi portare anche è quasi impossibile. Allora, scusate, io a tutti i vostri discorsi, che fra l'altro sposo assolutamente, sono molto convinto di quello che state dicendo voi, si deve aggiungere un altro concetto basilare che non è assolutamente per adesso, ma è sulla lunghissima distanza. Abbiamo cominciato questa live dicendo che questo film, Il ragazzo dell'aereo, nel sesto migliore incasso dei film di Miyazaki.
attenzione perché Miyazaki ha fatto 12 film, quindi i 6 film precedenti invece avevano fatto relativamente poco, come abbiamo detto prima, perché comunque c'è stata una progressiva crescita, un progressivo, mi viene indottrinamento, ma non è indottrinamento la parola che voglio, come acculturazione del pubblico verso Miyazaki. Ma io, per esempio, parlo del Giappone, parlo del Giappone, ovvero sia, quello che dove voglio arrivare al fatto che mentre, e questa cosa mi rendo conto che è ancora più utopica. Fuori il libro di filosofia. Non di filosofia, meglio ancora, vi trovo uno dei miei libri preferiti, che è questo, Fling, che è questo bellissimo libro sull'architettura dei film Ghibli, che è un libro, che è uno dei numerosissimi libri che la casa editrice Studio Ghibli, perché da quando si è staccata dalla Tokuma Shoten, pubblica i libri di per sé, pubblica, in cui ci sono tutti quanti, non so se riuscirò a farlo vedere, speriamo di sì, dedicata appunto all'architettura dei film Studio Ghibli, a partire dal museo naturalmente, poi dedicata a tutti quanti i vari film. Qui ci sono, ricordiamo, che Shigeru Miyazaki è un architetto, quindi fra l'altro anche Mario, avete letto Il viaggio di Shuna, fra l'altro avete notato che lui ha un interesse per lo spazio. Io non mi stancherò mai di dire questa cosa, che secondo me la caratteristica principale di Miyazaki è il suo interesse per lo spazio, il fatto che lui comincia sempre a progettare. Tra l'altro, Mario, non so se stai, ma Il viaggio di Shuna è andato benissimo in Italia, è entrato nella classifica dei libri. Dei libri? Ottimo, sono veramente molto contento di questa cosa. Vedete, poi sono tutti quanti gli studi proprio architettonici sugli spazi, vedete, questa è Silenzio al Vento, per la gioia di Filippo, questa è la Principessa Splendente, con lo studio dell'architettura tradizionale giapponese, eccetera, eccetera. Quindi, qui c'è Heidi, wink wink. Ah, quindi si va proprio agli esordi di Miyazaki. Questo materiale del 74, Miyazaki disegna così. C'ha quasi 50 anni, c'è l'età mia. C'ha 50 anni questa roba, anzi, c'ha 51 anni, perché questi sono materiali di studio. I modellini. Magari finalmente arriveranno anche in Italia, visto che Disney ha pubblicato tante cose interessanti. Ascoltate, quindi, dove voglio arrivare con tutto questo discorso lungo, quello il nostro amatissimo Terramare? Stiamo finendo con i libri, diciamo, copia e incolla di Wikipedia. Speriamo. Allora, dove voglio arrivare? Sul fatto che comunque il pubblico locale è stato piano piano acculturato su Miyazaki, non è un processo che è arrivato, che è caduto dal cielo, nel senso, ci sono voluti 40 anni appunto, di quasi 60 anni di lavoro appunto per arrivare ai risultati con cui è arrivato dal Principessa Mononoke in poi. Non è che la gente andava a vedere Principessa Mononoke di colpo, come la gente, come, non so, ditemi voi, andava a vedere appunto Il ragazzo di Arona adesso in Italia, nel senso. Quindi c'è stato un processo lungo di continua analisi sul testo di Miyazaki, di continuo studio di Miyazaki, nel senso, cioè stiamo parlando di un auteur a tutti gli effetti, nel senso. Quindi l'importante è che, secondo me, che si capisca questa cosa. Quindi nonostante non smentisca quello che ho detto prima sul fatto che il maestro Miyazaki, eccetera, tutto vero, ma comunque rientra all'interno di una, come dire, di una poetica del cinema e non della specifica poetica dello studio Ghibli, dell'animazione giapponese, eccetera, eccetera. Perché dal mio punto di vista, e numerosi critici l'hanno segnalato, fra l'altro, Il ragazzo di Arona è un film perfettamente paragonabile a numerosi film storici dal vivo, eccetera. Però vedi, eccetera. Mario, in Italia purtroppo abbiamo veramente tante difficoltà. Sì, lo so già dove vuoi arrivare, Alessandro, ma ti ripeto, non è un discorso di oggi, è un discorso che fra 40 anni, come sono venuti, diciamo, sono venuti anche in Giappone 40 anni. Se ancora abbiamo riviste che parlano solamente di Bazinga e che si riparli ancora di questa roba, è ovvio che Miyazaki va bene. Non ti so delle tempistiche, però ripeto, dico, è ovvio che in Giappone ci hanno messo 40 anni. Perché il cinquantenne, l'adulto, va a vedere perché comunque è qualcosa di legato al passato, comunque glielo spacciano per qualcosa di girella. Il resto dell'animazione non esiste in Italia, non se ne parla, perché si deve ancora parlare di Gig e Candy Candy. Cioè, questa è la vergogna in Italia, che continuerò a dire. La cosa positiva qua in Giappone è che c'è sia la parte girellare, perché se vai nei librerie ci sono i MOOC dedicati a Godzilla e Candy Candy, a Mazinga e Candy Candy, ma contemporaneamente, appunto, ripeto, c'è anche queste cose che vi ho fatto vedere stasera, per esempio. Quindi, cioè, ci sono entrambe. Però nasce tutto da là, naturalmente, non ho nessun dubbio. Però, ripeto, io spero prima di morire, quindi fra decenni, speriamo, se tutto va bene, se ho tutto male, ecco, che appunto anche in Italia ci sia il riconoscimento dell'animazione
non solo giapponese, ma in generale, come allo stesso livello dei cose, dei film dal vivo. È come quello che dice Guglielmo del Toro, che i film di animazione sono un medium diverso rispetto ai film del vivo. Nel senso, e non chissà se il ragazzo Gerone seguirà proprio del Toro a vincita degli Oscar, sarebbe... Molte addirittura sono contro questa cosa perché dicono che Miyazaki questo film è una merda, allora non deve vincere. Già vinto il Golden Globe. Però dicono al Golden Globe, mo ve lo state cagando perché... Ma prima non se lo cagava nessuno, ma non è vero. Non ve lo cagavate, scusate. Guardatela in furpilofio. Ho notizie sempre. L'Oscar, il Golden Globe. Diciamo che c'è proprio... sono rimasto molto male l'altro giorno su Anime Click, la gente metteva i dislike alla gente che era felice della vittoria del Golden Globe e si augurava la vittoria dell'Oscar. Io reputo che secondo me in questo caso l'Oscar ci sta tutto. È ovvio che purtroppo anche lato Oscar ci si debba riguardare soltanto su quello che fa grossi numeri, come anche Suzume, che comunque è stato ben distribuito in America. È ovvio che in UO non venga cagato, è inutile che raccontiamo balle, però secondo me ci sta la vittoria dell'Oscar a questo punto. Io non ci credevo fino a che ha vinto il Globe, ma pare che effettivamente ci sia, anche ma perché ripeto, c'era anche l'ipotesi addirittura per l'Oscar di non candidare soltanto nella categoria animazione ma anche nella categoria miglior film, punto. Come Toy Story 3 era capitato anche tre precedenti, ci sono Toy Story 3, non mi ricordo gli altri due, e non sarebbe stato sbagliato. La Best App è bravo, ne avevamo discusso privatamente. Non sono ancora uscite le shortlist per gli Oscar, sono uscite. Ah, sono uscite. Sì, no, ma non... cioè le shortlist sì, ma quelli definitivi no, cioè le longlist sono tre film da cui poi devono ricavare. Quelle sono le longlist, non le shortlist. Le shortlist secondo me il ragazzo dell'Airone se la gioca con Spider-Man, ripeto, Spider-Man è il secondo film di una trilogia che ha già vinto col primo film. Sì. Non sarebbe scandaloso se lo vincesse, perché a me quel film è piaciuto molto, non l'ho mai nascosto. Secondo però c'è ancora il terzo film, dici tu. C'è ancora il terzo film. Questo può essere davvero l'ultimo Oscar per Miyazaki, che ha già vinto, però secondo me questo film merita assolutamente, conoscendo il pubblico americano, cioè chi lo ha analizzato molto bene, secondo me hanno ragione. Non è scandaloso se lo vince Spider-Man, ecco, questo, cioè non è che lo vince Wish, per dire, lo vince un altro film che secondo me anche merita. Perché poi ti dico, no, diciamo che Spider-Man da una parte Wish, c'è il fatto che comunque è il film americano, dall'altra parte se nel secondo di una trilogia a livello anche di drama è quello compiuto, perché deve essere ancora completato col terzo film. Però secondo me è bello perché Miyazaki è un po' quello che è l'animazione tradizionale, che molto probabilmente è un tipo di lavorazione che dura 7 anni, che a mano, che non, secondo me sta sparendo, e lo vediamo con tutte le polemiche che ci sono lato animazione anche in Giappone. No, sicuramente. Spider-Man nel futuro. Non sarebbe un crimine, ovvio che non arriverà neanche se nella Spider-Man 1, 2 e 3 vinceranno tutti e tre gli Oscar per i tre migliori film di animazione, io già glielo do sconto. Assicurato. Assicurato, per me va benissimo. Per me va benissimo. Io uno che vorrei perché vedere... Comunque, in questa maniera Miyazaki ha vinto un orso, un leone, un Oscar e un Golden Globe, quindi c'è... Quante persone sai perché Mario non ti do per sicuro Spider-Man? Perché ci sono state polemiche relative alle situazioni di lavoro. Visto che comunque conta tanto anche la politica, non soltanto la bravura, e soprattutto agli Oscar a malapena la parte animazione la vedono. Alessandro, guarda, qua adesso comincia a tirare le tazze di Alice verso lo schermo. Ti ricordo che l'anno scorso e 2 anni fa ci furono delle polemiche per il premio miglior film di animazione perché... Le presentatrici stesse, appunto, erano lì, i film di animazione, questa roba per i bambini, di grande gioia, tutti in sala, tutti a ridere, tutti a guare, di fronte a queste cazzate. Ecco, esattamente sì. E inoltre, come ricordavi Ilaria, eccola qua, e come ricordavi Ilaria, appunto, dei giudici hanno amorevolmente, ingenuamente confessato, ma sì, ma io i film di animazione, manco li faccio vedere a mio figlio di 4 anni, e poi lui sceglie qual è il migliore, io voto quelli. Questo sì, capisci? Sì, sì. Capisci? Però visto che è anche molta politica, senso che Spider-Man potrebbe... Allora, se ci sono tanti fattori in campo, vediamo. Però secondo me... Il non è che io sono triste se lo vince il ragazzo di Lerone, semplicemente sarei felice per, come dire, per l'enorme lavoro evidente che c'è dietro, insomma, anche per Spider-Man 2, nel senso, mica... Sì. Ma sono due film vai. Dico una cosa, non arriverà mai nella cinquina finale, ma non sarebbe un crimine... se ci arrivasse, se vincesse The First Slam Dunk, che quella è una cosa...
non lo ce la farà mai, però in un mondo perfetto. Ma però giusto. Comunque cioè, la lista dei 33 ne comprendeva certo. Parecchi sì, di sì, anni, anche perché c'era pure su Zoom, cioè, sì, sì, c'erano vari di tipi. Secondo me su Zoom invece ci va della scintilla finale. Dico anche dipende da... L'ingresso nella long list dipende da fattori tecnici, cioè il fatto che sei uscito, distribuito negli Stati Uniti a quel giorno e quel giorno, a quel festival e quel festival, cioè una roba molto tecnica. Quindi cioè, il fatto che sia entrato su Zoom non vuol dire apprezzamento verso su Zoom, vuol dire che aveva le caratteristiche. Allora su Zoom il ragazzo entra. Le 5 di anime. Secondo me se ne giocano le tartarughe e Elemental come quinto, diciamo, però per il resto. Nella short list intendi? Sì, secondo me, vediamo se tengono fuori anche dagli Oscar Disney, perché una bella batosta gli starebbe bene, perché gli Awards, detesto la Disney scritta con i simboli dei soldi, l'azienda Disney, non lo studio di animazione Disney, che è una realtà a parte. Sì, tra Harrison Ford con la sedia di Suzume, quella del film di Suzume, del personaggio. Sì, si è fatto vedere, bella mossa di Mark, però secondo me la scintilla sarà quella degli Emmy Awards, che abbiamo visto come cinquina, se la giocano magari, ecco, invece magari di Caos Mutante potrebbe entrare Elemental. Io Wish non lo considero da cinquina, devi essere proprio bacato. No. Anche se il film del centenario può essere che lo mettono per questo, se lo mettono... Ma sono giocato malissimo. Sì, hanno sbagliato tutto lì con quel film, avevo detto... Se lo mettono sono dei venduti, allora vabbè, ma non mi stupirebbe, però a vincere se la giocano quei due. Sì, no, ma non nego la cosa, assolutamente. Allora, siamo nel finale, anche perché così mandiamo la Veve a fare le spese con la mamma, anche noi comunque proseguiamo la domenica, però volevo raccontare, Ilaria e Filippo torneranno poi sul nostro canale con una rubrica tutta loro che fa parte delle novità di questo 2024. Di cosa parlerete? Allora, Anime Then and Now è il titolo di lavorazione della rubrica, vediamo se sarà confermato, e parleremo Anime di... Then and Now, Kai. Esatto, Kai, esatto, con l'apice, primo apice in alto. Confronteremo opere di animazione del passato e riadattamenti recenti, se non moderni, se non attualissimi. Quindi andiamo, appunto, grazie al sostegno che ci dà AnimeClick, grazie alle nostre ricerche svolte in questi anni, a fare un confronto tra animazione del passato e lo stesso titolo in animazione moderna, e magari facciamo anche qualche passaggio media mix, quindi si parlerà anche di adattamenti live action, confronti anche col manga da cui queste opere sono tratte, oppure magari in alcuni casi l'adattamento manga dell'originale animazione. Insomma, questa è la proposta che vogliamo fare, che abbiamo fatto ad Alessandro e che Anime Click. Fra due settimane, non questa, quella dopo, inizierete la vostra avventura, sempre per cercare di portare un po' di cultura e di informazione, come sempre facciamo. Certo. Sì, al giovedì. Allora, Mitch che dice di Nimona, no, Nimona non può essere candidato perché non è andato al cinema. È candidato agli Annie Awards come film, perché gli Annie Awards guardano tutto l'universo filmico, anche quello streaming, ma Nimona non può essere candidato perché è uscito solo in streaming. D'altronde, certo. Come si è Emilio Jorge Grimaldi. No, certo, gli Oscar sono una farsa e lo sappiamo, però sono comunque un premio importante. Cioè, noi, come addetti ai lavori, gli Oscar li dobbiamo considerare da un punto di vista commerciale. Poi è ovvio che uno sguardo a Cannes l'abbiamo sempre dato, uno sguardo a Venezia, uno sguardo a Berlino e così via. Non possiamo fingere indifferenza di fronte agli Oscar, perché altrimenti significa vivere fuori dal mondo. Cioè, parliamoci chiaro, il discorso degli incassi. È ovvio che noi appassionati guardiamo i biglietti, cioè il numero di spettatori, le case di produzione, di distribuzione guardano l'incasso. Quindi... Poi è inutile dire, comunque sia, un Oscar fa sempre bene al movimento, quindi l'Oscar a Miyazaki ha veramente... E può anche ritornare il film in sala, esatto. Cioè, anche se il film non è più in sala, può tornare proprio dopo che ha vinto. Crea curiosità, l'anno scorso col film anche vincitore sono andati a vedere tutti, perché non se l'era cagato nessuno. Anche in Giappone, Drive My Car non l'aveva visto nessuno in Giappone quando ha vinto l'Oscar come miglior film straniero, ma Gigante l'hanno riproposto in Giappone, esatto. Le sale erano piene. Io sono andato a vedere quando l'hanno riproposto. È uscito solo su Disney Plus, ma in America è uscito nelle sale cinematografiche, ed ecco perché è stato candidato. Lo fecero apposta, basta un tot numero nelle sale cinematografiche, si fa questo lavoro. E Nimona non mi sembra che sia stato fatto questo, non mi sembra neanche che sia stato messo niente.
è altro discorso, stesso discorso per Parasite, quanto ha vinto gli Oscar, sì. È ritornato al cinema Parasite. E quanto bene ha fatto al sistema comunque Corea, a tutto quello che sta facendo la Corea per diventare anche lei una potenza dal punto di vista comunque delle serie TV, dei film, insomma. E l'anno scorso, sì, Everything Everywhere, io non lo sono riuscito ad andare a vedere dopo perché era già sparito, sì, dai cinema. Perché aveva vinto l'Oscar tra film, attrice, attore, aveva vinto quasi tutto. Tranne l'attore protagonista. Sì. Che, però che ripeto, l'attrice protagonista ha vinto l'Oscar, rubandolo ad Ama de Armas. Quindi tranne l'attore, perché l'attore aveva vinto Fraser per The Whale, aveva vinto il film, l'attrice protagonista, attore non protagonista, attrice non protagonista. Beh, menzione speciale per Avvocato V. Ti piace Avvocato V? Che è una serie, ecco, appunto, molto seguita, ce ne sono tantissime. Però ripeto, per quanto riguarda gli Oscar, io quest'anno non vedo uno scandalo nella vittoria di Miyazaki, anche perché la concorrenza è veramente minima. C'è soltanto Spider-Man che può... Però rispetto ad altri anni in cui c'erano grossi titoli Disney e Pixar, che al di là del valore erano anche molto spottati, quest'anno diciamo che Pixar e Disney, ma anche altri studi, hanno completamente dato le armi a Spider-Man, soprattutto in America, e ora anche a Miyazaki. Quindi in realtà la sfida è fra quei due. Chi vince di quei due non è uno scandalo. Quindi se vince Miyazaki sono solamente che felice, al di là del fatto che vinca un giapponese. Però ripeto, siamo appassionati di animazione giapponese. Io sono il primo che ha sempre difeso l'animazione occidentale, perché comunque limitarsi soltanto a quella giapponese è una visione limitata. Però se vince un film di animazione giapponese, anche se Miyazaki magari non vi sta simpatico, ripeto, è una cosa positiva, assolutamente. Sì. E non è tutto il settore, tutto il fan, tutto assolutamente, come dire, ovvio, nel senso, quindi ci mancherebbe. O forse è ovvio fra noi che siamo in questa chat oggi, ma non è ovvio, come diceva prima Alessandro, per i parvenu che si sono... che sono andati su YouTube a dire che il nuovo film Miyazaki fa schifo, nel senso. Sapete che a me questa cosa del fatto che Spider-Man 2 finisce tronco non mi ha disturbato. Anche Ritorno al Futuro 2 finisce tronco, e Guerre Stellari episodio però 5, a livello di Oscar qualcuno l'ha fatto notare, Twinkle e altri sul sito, è anche vero che gli Oscar queste vie di mezzo le premiano poche, tipo come è successo col Signore degli Anelli. Bravo, stavo per una stessa cosa, che poi l'ultimo film fu quello che ebbe il botto di Oscar, sì, diciamo che aspettano perché magari uno vuole giudicare tutto, quindi magari il primo film fu davvero eccezionale, fu anche una pietra miliare anche lì per quanto riguarda poveri scemi, andava votato. Ora magari aspettano il terzo che concluderà tutta la saga, quindi ripeto, non è uno scandalo se vince Miyazaki, io me lo auguro. Pensa Mario che tra gli vincitori degli Oscar per miglior film animato, attenzione, ci sta pensando, ci sarà Miyazaki, Ragazze dell'Airone insieme a Shrek. Buonanotte, io volevo darti la buonanotte con questo, perché dovete sapere che Mario è il fan numero uno a livello mondiale di Shrek. Non ti dissoci, non dici niente. No, è proprio venuto meno, capito? Guarda, mi sta bloccando su tutti i social. Doveva sempre fare la sua battuta cattiva, Mario, se non era... Alessandro, perché? Spiegami perché questa cosa io non capisco. Così, ormai più invecchio. Pure Prism, spiegami perché mi fa questo, io non lo so. Perché io ti voglio bene e tu, proprio perché io pure ti amo Prism come mi fratello. Pure Prism mi vuole bene. No, io ti amo come se fossi mio fratello e quindi voglio che anche tu possa imparare ad amare Shrek. Okay. Shrek is love, Shrek is life. Vabbè, con questo possiamo anche concludere, ragazzi. Prossime cose che farete, a parte venire su Anime Click, Ilaria e Filippo. Domani sera siamo dai ragazzi di Nerdevil, che ringrazio che ci hanno seguito, e poi prima o poi, penso entro fine gennaio, facciamo il video party di Ottavo Plotone, che l'abbiamo citato prima, cioè abbiamo detto, abbiamo rotto le palle. Faccio un secondo perché Miro519 scrive che Big Hero 6 è stato uno scandalo contro la principessa splendente, questo fu uno scandalo. Esattamente come fu uno scandalo. Shrek sopra Monster & Co. Però però non hai letto la seconda parte di Miro 519. No, Shrek almeno Shrek è sopra Monster & Co, ma ti rendo. Torniamo a Ottavo Plotone, vai. Quello è uno scandalo. No, vabbè, a me Shrek piace e diverte, però rispetto a Monster & Co sono due mondi diversi. Torniamo a Ottavo Plotone. Abbiamo rotto le palle a Dinit per 10 anni, Alessandro, quanto è stato? Che diciamo, vogliamo Ottavo Plotone? Da quando seguo questo mondo che sento Ottavo Plotone, quindi allora, ormai mi mancherà.
Di Nit e il povero Carlo Cavazzoni, a cui abbiamo rotto le palle a tutte le fiere, a tutte le conferenze, ci hanno ascoltato. Adesso tutti i fan di animazione, tutti gli amici di Distopia e tutti i Gundamari devono vederselo su Prime Video, così poi romperemo le palle per l'on video di Ottavo Plotone. Quindi faremo anche questa live. Ah, non prosegue la cosa, quindi? Eh sì, perché Di Nit ha detto nel momento... Non finisce qui. Ha detto, vediamo come va su Prime Video, così. Perché ovviamente il Gundamaro Media ha detto, ma io lo voglio in un video, non lo voglio solo su Prime. E Di Nit ha risposto, vediamo i risultati su Prime Video. Voletelo un video? Guardatelo su Prime Video. Ce lo faremo. Quando fate la maratona? Non l'abbiamo ancora deciso, però si deve fare, l'abbiamo detto e lo faremo. Lo voglio in VHS. Sì, in VHS con due episodi per VHS a 40.000 lire. A 39.000 lire e 900. Esatto. Sì, adesso in euro sarà quant'è? 50 euro. Lo vogliamo con la scritta in lire. Lire e euro. Cioè. Esatto, mm-hmm. Come ai vecchi tempi. Mario, te invece? Cosa stai facendo di bello, a parte... Sto guardando con occhi cattivi i commenti di Nerd Devil, Somebody Once Told Me, eccetera. Vabbè, ma perché ormai, Mario, tu sei un influencer e devi accettare il fatto che nella cultura mondiale ci siete tu, che sei, ami il cinema, e dall'altro lato oscuro, Shrek, quindi... Tu e Shrek siete nemici Shrek giurati. È il signore dei Sith. Me lo sto immaginando Mario come Obi-Wan Kenobi in episodio 3 in alto e Shrek giù e combattete. Bah, povero Mario, finale. Io mi guardo il mio film. Sì, infatti, esatto. Tu che sei architetto. Io mi guardo il mio film in cui c'è Miyazaki che dialoga col suo architetto preferito con cui ha progettato. Questa è una stanza da te progettata da questo architetto insieme con Miyazaki ed sembra è volante. Che... Come sembra potete vedere, la pietra del film, poi tra esatto, l'altro. Sembra proprio quella. Bravo Alessandro, vedo che hai capito dove volevo andare a parare. Questa è una sala da tè, è una stanza da tè per la cerimonia del tè, la cosiddetta cerimonia del tè in Giappone, che è appesa dei cavi, vedete, ed è una sorta di noce volante. Qua c'è il sotto l'architetto, appunto, qua è lui che ride e scherza col nostro nonnetto preferito, ovvero Miyazaki in person, appunto. Ecco qua, e c'è loro, c'è tutto un dialogo sul valore dell'architettura, bla bla bla, all'interno dei film, dello studio Ghibli, eccetera. Meraviglioso. Allora lasciamo Mario a leggere questa roba. Terribile finale. E ora cercherò di andare a vedere invece Perfect Days. Saluto Ilaria, Filippo e Mario di essere venuti qua. Grazie tutti mille. Voi che ci avete seguito oggi pomeriggio, che non era scontato come sempre, grazie. E la auguro a tutti. Che verrai in Giappone e poi farò un bel tour delle toilette di Shibuya. Dopo che avrai visto il film capirai. Ah, ok. Perfetto. Devo vedere prima il film per capirlo. Voi farete un racconto. Eravamo io, Alessandro, Mario e Shrek nelle toilette di Shibuya. Fatemi chiudere che è meglio, se no litigano. Ciao! Ciao, ciao!